Buonasera a tutti, da inizio ai lavori del Consiglio si procede all'appello. Con 12 presenti la seduta è valida. Prego, assessore. Allora, se siete tutti d'accordo, potremmo... Scusami un attimo. Prima autorizzare le spese, chi è favorevole, contrari, astenuti. Prego. Allora, se siete tutti d'accordo, potremmo fare un'unica discussione, poiché tutti i punti all'ordine del giorno sono propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione, e poi magari approvarli singolarmente uno per uno. Dei capigruppi sono d'accordo, possiamo procedere. Volevo solo avvisare che siamo 13 presenti. Il consigliere capogruppo Forestieri mi ha avvisato che per motivi di lavoro non poteva essere presente. E Cosentino, il consigliere Cosentino per motivi di lavoro. Grazie Presidente. Allora, siamo in consiglio per... come giunta proponiamo uno schema di approvazione del bilancio di previsione 2015. Io ho cercato ormai dall'anno scorso, insomma, che sono assessore, di cercare di facilitare la relazione aiutandovi con delle slide. Spero di poter di spiegarmi bene. Allora, partiamo dalla situazione normativa che abbiamo avuto quest'anno. Sono molte e purtroppo in larga parte di segno negativo le novità politiche e normative che condizionano... Anche quest'anno le novità politiche e normative non sono positive per l'approvazione del bilancio. La legge di stabilità 2015 approvata alla fine dell'anno scorso con legge 190 del 23 dicembre 2014, impedendo tra l'altro un normale iter del bilancio, che voi sapete che normalmente si approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ma con varie proroghe è arrivata al 30 luglio 2015. Stanno chiedendo tutti i comuni un'ulteriore proroga, ma sembra che il governo questa volta non l'abbia data, se non alle città metropolitane e alle province. Tra le maggiori criticità che abbiamo quest'anno vi sono ulteriori tagli alle risorse e, come si è detto, molte aree di incertezza che impongono di valutare con la massima cautela sia gli importi di alcune voci di bilancio e soprattutto quelli che regolano i flussi tra Stato e Comuni. Questo, il problema delle risorse e dei vincoli che i comuni hanno, del taglio che hanno i comuni, insomma delle difficoltà che hanno i comuni, non lo dico io, ma leggendo il rapporto e la relazione della Corte dei Conti, ci dice che l'aumento delle tasse locali passato in 20 anni dall'11,4%
del 1995 al 21,9 del 2014 non è dovuto all'espressione dell'autonomia impositiva degli enti locali, ma a scelte operate a livello di governo centrale. I comuni nel loro complesso in questi ultimi 7 anni hanno contribuito al risanamento della finanza locale e dello Stato nel suo insieme per circa 18 miliardi. 8 per minori trasferimenti statali e 9 come contribuzioni al patto di stabilità. Pensate che il 2,5% della spesa pubblica è quella che grava sui comuni rispetto al totale, e il 7,6% è la quota del debito dei comuni sul totale del debito pubblico. Diciamo che sono stati quelli più martoriati, e le difficoltà che hanno avuto in questi anni sono soprattutto non solo i tagli dei trasferimenti erariali, che sono importanti, ma il rispetto del patto di stabilità, i vincoli assunzionali che praticamente mettono in condizione i comuni di non poter sostituire il personale che va in pensione. Quest'anno, per il 2015 e il 2016, tra l'altro, la legge di stabilità prevede che l'unico tipo di assunzione possibile è quello di mobilità verso gli enti di area vasta, che sono le province, sempre rispettando altri vincoli, che i vincoli sono più di uno, sbloccati un po' l'anno scorso con il decreto legge 90, mi sembra, e praticamente però poi con la legge di stabilità hanno ristretto di nuovo le maglie, nel senso che obbligando i comuni solo ad una mobilità verso le province, quindi se c'è personale delle province in esubero, visto la loro teorica chiusura, cioè che non svolgono più ruoli all'interno della provincia, quello è l'unico tipo di assunzione che i comuni possono fare. Il decreto 78, che è un altro momento normativo importante, che è avvenuto il 19 giugno e ancora tutt'oggi in sede di conversione al Senato, praticamente apre una piccola finestra solo per una tipologia di personale, che è quella della polizia provinciale, e cioè permette ai comuni di assorbire in deroga tutti i vincoli, di assorbire personale della polizia provinciale che dovrebbe transitare nelle polizie municipali. Gli unici due vincoli che restano per poter fare questo tipo di assunzione o di mobilità è praticamente il rispetto del patto di stabilità e le risorse finanziarie che permettono poi l'assunzione. Altra difficoltà non meno importante, sul patto di stabilità praticamente abbiamo un miglioramento rispetto agli altri anni. Sempre il decreto legge 78 consente una possibilità, un abbattimento un po' dell'obiettivo del rispetto del patto di stabilità, che però comunque va monitorato, il primo monitoraggio avviene nei primi 6 mesi, il secondo a fine anno. E poi vi è una difficoltà che stanno affrontando tantissimi comuni, che è quella di cassa. Praticamente, giusto per darvi un'idea, fino allo scorso anno, già lo scorso anno era minore, ma fino allo scorso anno lo Stato, vedremo le risorse che ci trasferirà quest'anno, ma anche gli altri anni siamo sempre in riduzione, già aveva dato ai comuni una larga fetta di acconto che permettevano anche il pagamento dei fornitori con tempi minori. L'alternativa è quello dell'anticipazione di cassa. Stiamo cercando di non andare in anticipazione di cassa per una serie di motivi, innanzitutto perché pagheremmo interessi, quindi una spesa seppur prevista anche in questo bilancio di previsione, però e nello stesso tempo stiamo cercando di monitorare le discussioni per far sì che
si possa evitare l'anticipazione di cassa, però se sarà necessario, comunque abbiamo noi dei contratti da rispettare e da onorare e cercheremo di pagare nei tempi stabiliti. Ma giusto l'esempio, ad oggi, al 30 giugno, lo Stato ha trasferito 50.000 euro semplicemente per gli investimenti, la quota che ci dà di contributo investimenti, rispetto a circa 2 milioni, 1 milione 9 qualcosa che vedremo più avanti che dovrà trasferirci completamente. Verso il 10 luglio ci ha trasferito il saldo del 2013, quindi immaginate, e un ulteriore acconto del 2014. Quindi praticamente le difficoltà maggiori che si riscontrano in questo momento sono quelle dovute alla cassa. Altra novità importante che vi è quest'anno è il cosiddetto bilancio armonizzato. Praticamente tutti i bilanci dei comuni e degli enti locali vengono stravolti da questa dal cambio proprio di contabilità. Infatti a partire dall'esercizio 2015 entra in vigore la normativa sul bilancio armonizzato. Si tratta di nuove regole e tutto questo è dovuto per allineare tutti i bilanci di tutti gli enti locali e anche dello Stato, perché avevamo tipologie di bilanci diversi, ma il principio base su cui si va a configurare questo nuovo tipo di contabilità è quello della competenza finanziaria potenziata. Cioè, che significa? Con il vecchio bilancio le obbligazioni erano imputate nell'esercizio nel quale sorgevano, mentre il nuovo principio prevede che le obbligazioni giuridicamente perfezionate siano contabilmente registrate quando l'obbligazione sorge, ma imputate negli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. Paroloni, cerco di spiegarlo in modo molto più semplice. Praticamente se noi abbiamo un finanziamento oggi e praticamente però la spesa avviene negli anni successivi con i lavori pubblici, è molto probabile questa possibilità. Praticamente che cosa abbiamo? Noi abbiamo l'accertamento, quindi l'esigibilità della cifra in entrata, però dovremo tutto ciò che spendiamo in quell'anno va registrato, l'altro va trasferito ogni volta di anno in anno, mentre prima che cosa succedeva? Io avevo un accertamento e un impegno praticamente che alla scadenza dell'anno poi veniva portato come residuo nei bilanci successivi. Il Comune di Lauria, non essendo ente sperimentatore, affiancherà al vecchio bilancio, che per quest'anno resta autorizzatorio, quello nuovo in forma conoscitiva, tant'è vero che gli uffici hanno dovuto produrre il bilancio così come lo abbiamo approvato fino allo scorso anno in modo autorizzatorio, e a fine conoscitivo c'è un altro bilancio che praticamente è così come sarà dal 1 gennaio 2016. Quest'anno però erano previsti alcuni adempimenti già con le nuove regole di contabilità, e cioè il riaccertamento straordinario dei residui, la previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità e la previsione del fondo pluriennale vincolato. Per quanto riguarda l'adempimento relativo al riaccertamento straordinario dei residui, è stato già svolto dagli uffici e deliberato dalla Giunta Comunale il 29/4/2015. Poi successivamente è stato comunicato anche nel Consiglio Comunale l'esito del riaccertamento. Praticamente che cosa è stato il riaccertamento straordinario degli residui? Si è dovuto verificare l'esigibilità di tutto lo stock dal 31 dicembre 2014 a ritroso dei residui attivi e passivi secondo il nuovo principio appunto della competenza finanziaria potenziale. E cioè dove vi erano residui attivi non più esigibili andavano cancellati, così come se vi erano residui passivi non più esigibili andavano cancellati. Praticamente che cosa poteva avvenire da questo riaccertamento? Poteva verificarsi che i residui attivi cancellati e non magari e non riscritti
erano maggiori dei residui passivi cancellati e si poteva creare un disequilibrio, un disavanzo chiamato tecnico, a cui il governo dava la possibilità di ripianare in 30 anni. Il comune di Lauria, dato che accertamento dei residui, ma già l'abbiamo detto l'altra volta, praticamente non ha variato il risultato di amministrazione al 31-12-2014. Praticamente noi ripartiamo il 1 gennaio 2015 dopo il riaccertamento dei residui con lo stesso avanzo di amministrazione che avevamo nel 2014. Altro adempimento e altra cosa importante che è inserita in questo bilancio di previsione è il fondo crediti di dubbia esigibilità. Il nuovo principio contabile prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale, ad esempio le sanzioni amministrative, gli oneri di urbanizzazione. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto. Praticamente che cosa succede? Praticamente noi mettiamo una quota, e vediamo più avanti in una slide come si calcola, metteremo una quota in accantonamento dei crediti che possono essere non esigibili nel corso dell'anno, poiché la riscossione non avviene sempre in modo puntuale, bisogna garantire un fondo, con questo fondo bisogna garantire, e praticamente si blocca una parte di spesa che va a garanzia di quelle riscossioni. Tant'è vero che il fondo crediti di dubbia esigibilità impedisce l'utilizzo di entrate esigibili nell'indirizzo, ma di dubbia e difficile esazione a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio. Significa che se io ho una spesa e non ho per quella spesa la totale copertura esigibile nell'anno delle entrate, devo prendere una parte e coprirla con questo fondo, che sarà poi in fase di rendicontazione messo a disposizione di quella spesa. Ai fini della determinazione di questo fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti, quindi la tipologia delle entrate, è lasciata al singolo ente. Non richiedono l'accantonamento al fondo in quanto sono considerate sicure i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante, i crediti assistiti da fideiussione, le entrate tributarie che sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa e le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario. Che cosa hanno permesso? Perché nell'introduzione di questo nuovo fondo da destinare appunto a questo accantonamento di risorse, hanno permesso nel primo esercizio, cioè già dal 2015, l'accantonamento del 36% dell'intero fondo da un calcolo che avviene con la media degli ultimi 5 anni dei crediti inesigibili, o di dubbia esigibilità, scusate. Dal secondo anno sarà, quindi dall'anno prossimo, non sarà più il 36%, ma sarà il 55%, l'anno dopo il 70%, quindi il 2017, il 2018 l'85%, fino ad arrivare al 2019, che se noi abbiamo 400.000 euro di due crediti che riteniamo di dubbia esigibilità, vanno tutti accantonati e praticamente è spesa che non riesci ad effettuare. Dicevo prima, quindi si ottiene calcolando la media delle percentuali dei crediti ritenuti di dubbia esigibilità. Per quest'anno la cifra che è venuta fuori da accantonare, quindi da inserire tra le spese di bilancio ma non realmente impegnabili, non spendibili, sono circa 117.000 euro, 116.918,01. Altra adempimento che va in questo bilancio di previsione che prevede la nuova contabilità è il fondo pluriennale vincolato. E cioè, che cos'è? È il fondo
fondo pluriennale è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionabili, perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Rappresenta la distanza temporale che intercorre tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego. Nel primo esercizio di applicazione, che è quest'anno, si forma a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. Io ho provato a fare un esempio per cercare di essere quanto più chiaro. Facciamo finta che quest'anno il Comune intende fare un mutuo per la ristrutturazione di un edificio scolastico dal costo complessivo di 700. Si finanzia con un mutuo tradizionale che quindi comporta l'erogazione immediata, quindi i soldi arrivano già quest'anno nelle casse del Comune, che viene accertato quindi nell'anno 2015, diciamo che l'anno X. Che cosa abbiamo nell'anno X? L'entrata entra tutta, vedete, mutuo per scuola 700, mi entra tutta la cifra. Dopodiché nel 2015 io che riesco a fare? Riesco a fare la progettazione e la gara d'appalto e quindi spendo 100. Quindi spendo 100 e i 600 che mi restano devo andarli a prevedere in questo fondo pluriennale vincolato. Dopodiché lo riscrivo in bilancio nell'esercizio X più 1 e praticamente l'anno dopo avrò un'entrata tramite fondo pluriennale vincolato di 600. Mettiamo il caso che nell'esercizio X1 2016 spendo, faccio tre stati di avanzamento per un costo di 350, spenderò 350 e dovrò rimettere nel fondo pluriennale vincolato 250, in modo nell'ultimo anno che completo i lavori andrò a coprire l'intera spesa di tutto l'intervento. Praticamente se io ho la certezza di un'entrata in un anno, devo poi negli anni praticamente vincolarla fino a che quella spesa non sia tutta esigibile, perché è destinata direttamente a quel tipo di investimento. Fatto questa premessa, che era importante perché è una novità fondamentale per i bilanci comunali, anzi l'anno prossimo ci saranno ulteriori adempimenti che vanno svolti, per questo l'avrei fatto alla fine, voglio ringraziare gli uffici perché quest'anno oltre a queste tipologie, a questi adempimenti nuovi, praticamente ci sono state altre tipi di adempimenti da cui dover far fronte, come la fatturazione elettronica, lo split payment, cioè l'IVA che non viene più pagata dai fornitori, ma direttamente allo Stato. Quindi ci sono un sacco di novità che chiaramente hanno messo a dura prova gli uffici finanziari. Passiamo invece a cosa avviene realmente poi da un punto di vista economico e che cosa prevede il bilancio quest'anno. Noi i tagli che subiamo quest'anno, nel triennio 2011-2014 sommavano 1.350.000, qua non è considerato i famosi 500 che prendevamo fino al 2012, abbiamo preso, oltre questi. Quest'anno abbiamo con la legge di stabilità un taglio secco sul fondo di solidarietà comunale di 130.000 euro. Vi dico che quella della prima slide che dicevo di valutare attentamente i flussi tra Stato e Comuni, perché sono non più certi neanche quelli, nel senso che proprio sul fondo di solidarietà comunale, che è di 1.000.000, in bilancio troviamo di 1.718.075.87, uscito dal sito di finanza locale, quindi dal sito del governo, quindi noi abbiamo preso quello in considerazione. Il 16 luglio, quindi dopo che avevamo approvato già il bilancio in giunta, è uscito un nuovo importo sul fondo di solidarietà comunale, che di U è poca fortunatamente la differenza, ma giusto per far capire
con che difficoltà e perché si arriva al 30 luglio ad approvare i bilanci, e molti comuni ancora sono in bandanata, tantissimi comuni sono ancora, non sono riusciti a portarlo neanche in giunta. È 1.715 qualcosa, quindi la differenza è minima. Invece dove non è minima, o quantomeno solo ieri abbiamo saputo, noi avevamo fatto una previsione sul un fondo perequativo che lo scorso anno ci è stato dato sulla differenza IMU TASI di 241.000 euro, quest'anno sarà dal riparto fatto l'altro giorno sarà intorno ai 185.000 euro, quindi con un ulteriore taglio di circa 60.000 euro. Solo negli ultimi tre anni passiamo solo il fondo di solidarietà da 2.096.000 euro a 1.007.000 di quest'anno. Quindi in più, ecco, io già l'avevo aggiornato al decreto legge che è in fase ancora di conversione, ecco perché il riparto è stato fatto solo ieri, è stato pubblicato. Quindi capirete le difficoltà con tutte questi tagli che sono avvenuti nel corso degli anni. A questo punto le scelte di tutti gli enti locali, no? A fronte di questi continui tagli ai trasferimenti e a tutti i vincoli di bilancio, che vi ripetevo, l'ho detto in premessa, non sono solo i tagli, sono svariati i vincoli, il patto di stabilità, la possibilità di non sostituire il personale, che è una cosa fondamentale per una struttura amministrativa. A fronte di questi tagli, gli enti locali si trovano di fronte a una rivalutazione delle politiche amministrative adottate finora. E per ovviare a questo ci sarebbero teoricamente due strade. Le più semplici quali sono? Praticamente ridurre o tagliare i servizi fin qui erogati, e praticamente l'altra è quella di chiedere ulteriori sforzi ai cittadini mediante l'aumento delle imposte. Queste sono le prime cose che un amministratore e molti comuni stanno facendo, o una o l'altra cosa. Praticamente quello che vi proponiamo noi stasera come amministrazione comunale, a voi consiglieri, di approvare questo bilancio di previsione seguendo queste scelte: 1. La conferma e il miglioramento dei servizi erogati; 2. Nessun aumento della fiscalità locale; 3. Il mantenimento della solidità economica e finanziaria che questo comune ha dimostrato con il rendiconto di bilancio dopo gli accertamenti straordinari dei residui. Come lo facciamo? Cercando la terza strada, che è quella del miglioramento e della razionalizzazione della spesa pubblica. L'anno scorso abbiamo cercato di inquadrare un po' tutta la situazione, quest'anno stiamo cominciando a razionalizzare, non abbiamo guardato, come si dice, in faccia a nessuno, abbiamo abbassato i fitti passivi del 15%, così come la legge ci permetteva di fare, abbiamo abbassato del 5% tutti i contratti in essere su cui era possibile farlo con il decreto legge 66, abbiamo cercato di capitolo per capitolo, anche quello di 1.000 euro, di renderlo quanto più veritiero possibile anche nella fase di previsione. Quindi grazie a questo abbiamo cercato di ovviare i tagli che abbiamo a spese straordinarie che questo anno ci sono. Abbiamo cercato anche di farlo, grazie al sindaco e all'assessore all'ambiente, andando a recuperare cifre per la messa in sicurezza di Carpineto, ottenendo sul ribasso del finanziamento la possibilità di utilizzarlo per la messa in sicurezza che prima veniva coperta dal bilancio. Insomma, c'è stata questa tipologia di approccio con l'intero impianto. Per quanto riguarda, come dicevo prima, sulla fiscalità locale non abbiamo toccato nessun tipo di aliquota. L'IMU, la TASI, la TARI praticamente sono rimaste immutate. Conferma delle aliquote
e detrazioni del 2014 su IMU, conferma delle aliquote detrazioni sulla TASI, praticamente noi abbiamo dal 2012, dove se vi ricordate avevamo tutte le aliquote massime, nel corso degli anni fino ad arrivare all'anno scorso avevamo in modo scientifico già fatto un abbattimento, seppur per categorie di questo tipo di aliquote. Sulla TARI, quindi sulla spazzatura, abbiamo cercato di mantenere le stesse aliquote, seppur non sono come l'IMU e la TASI, che vengono fuori da un dato certo che praticamente la rendita catastale, ma su un piano finanziario che quest'anno ci porta, le scadenze saranno per la TARI il 18 agosto, 30 settembre e 30 novembre, quindi rateizziamo in tre versamenti l'intero importo. Abbiamo un piano finanziario che rispetto al consuntivo dello scorso anno è sceso di circa 30.000 euro, era in totale 1.927 lo scorso anno, quest'anno è di 1.895. Che cosa c'è che ci porta più o meno però allo stesso praticamente costo per i cittadini? Perché come sapete l'anno scorso la TARI viene coperta l'intera cifra da tutti i cittadini. Che cosa c'è? Che è previsto una minor entrata d'accertamento che l'anno scorso avevamo potuto utilizzare. Quest'anno da pochi giorni è stato affidato l'accertamento della riscossione coattiva al nuovo gestore dei servizi, che praticamente partirà con le annualità 2012-2013. Non abbiamo potuto preventivare più di tanto, abbiamo messo 40.000 euro secondo una lista di carico che era precedente. Vedremo se è migliorativa, sarà migliorativa poi per il piano finanziario dell'anno prossimo. Qua c'è praticamente la ripartizione dei costi tra utenze domestiche, quota fissa e quota variabile, utenze domestiche e utenze non domestiche. La conferma per il 2015 delle tariffe, dei canoni e aliquote riguardanti le imposte, tasse e tributi deliberati così come erano stati deliberati nel 2014, riguardante la COSAP, l'imposta sulla pubblicità, la DPA che sono le pubbliche affissioni, i canoni e diritti di sfruttamento locale, proventi dai mercati coperti e addizionale comunale, IRCAS, praticamente sono stati tutti confermati quelli dello scorso anno. Sono previsti come allenazioni per il 2015 due allenazioni riguardanti l'ex pretura e il macello comunale. Passiamo adesso ai dati numerici del bilancio. Praticamente noi abbiamo una previsione di entrata che va a chiudersi a 34.038.967,27, di cui 6.316.451 di entrate tributarie, 2.244.687,39 di contributi e trasferimenti, 1.340.556 di entrate extratributarie, 16.091.469,82 di entrate da alienazioni, trasferimenti capitale e riscossione crediti, 2.657.130 di entrate derivanti da accensione di prestiti, che lo dico prima perché se è una voce che sembra che uno fa nuovi prestiti, praticamente non è altro che l'anticipazione di cassa che abbiamo a disposizione di 2.538. Praticamente ci sono solo di nuovi prestiti, noi ne vedremo nel piano di investimento, ne faremo solo uno di 120.000 euro senza interessi con il credito sportivo. Poi abbiamo delle partite al titolo sesto, che sono delle partite di giro, quindi sia in entrata che in uscita, per 4.307.646, e infine l'avanzo di amministrazione,
utilizzato di 1.081.025, di cui 720 e qualcosa sono il fondo pluriennale vincolato che abbiamo dovuto inserire in bilancio. Per le entrate correnti abbiamo una previsione di entrata di 9.901.000 euro, 695,54, di cui 2.733 di imposte, 1.840.375 di tasse, 1.743 per tributi speciali e fondo di solidarietà comunale. Poi abbiamo 385.078 di contributi e trasferimenti dello Stato, 1.107.608 di contributi e trasferimenti della Regione, 70.000 trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate, 682.000 per contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico. Infine abbiamo proventi e servizi, le entrate extratributarie, proventi e servizi pubblici 162.246, proventi da beni delle rente 756.999, interessi su anticipazione di crediti per 1.500 euro, proventi diversi 419.811, per un totale appunto di 9.901.695,54. Invece le previsioni di entrate del titolo quarto, cioè alienazioni, trasferimento di capitali e riscossione crediti, sono per alienazioni di terreni per 55.463,82, trasferimenti di capitali dalla regione, comprensivi di riscrizioni per le poste di accertamento straordinari per i residui di 14.886.136, trasferimenti di capitali da altri enti pubblici per 49.870, proventi derivanti da concessioni edilizie per 100.000 euro, riscossione di crediti 1 milione di euro, anche qui è praticamente sono delle somme vincolate presso la tesoreria, chiedo conferma al ragioniere per... Previsione delle spese, abbiamo una previsione di spese correnti di 9.155.157,34, spese in conto capitale per 17.341.425,61, spese per rimborso prestiti 3.234.737,95, spese per servizi in conto terzi, le famose partite di giro, come c'erano nelle entrate, ci sono le uscite, 4.307.646,37, con il pareggio di bilancio delle spese per 34.038.967,27. Per la previsione delle spese correnti previste per funzioni, cioè per le singole funzioni, sono 2.721.379 per l'amministrazione, la funzione 1, amministrazione, gestione e controllo, 48.536,44 per la giustizia, 285.409,34 per la polizia locale, 1.256.886,02 per l'istruzione pubblica, 57.404,85 per cultura e beni culturali, 69.101,64 per sport e ricreazione, 1.094.262,63 per viabilità e trasporti, 2.143.882,06 per territorio e ambiente, 1.408.304,35 per il settore sociale, 69.344,98 per lo sviluppo economico, 645,40 per servizi produttivi. Questi non sono altro che degli interessi di un mutuo contratto sulla funzione 12. Qui ci sono un grafico con tutte le percentuali di come la spesa si muove per funzioni. Mentre facendo una previsione, cioè la previsione per gli interventi, abbiamo che per personale sono previsti 2.143.526,98,
per l'acquisto per il consumo materie prime 120.609,24, per la prestazione di servizi che come vedete è il 60, quasi 61% di tutto l'impianto del bilancio, 5.564.478,07, 412.995 per trasferimenti, 484.514 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, 172.002,64 per imposte e tasse, 12.162,50 per oneri straordinari della gestione corrente, 116.918,01 il fondo di svalutazione credito o fondo di dubbia crediti di dubbia esigibilità e 39.700,77 è il fondo di riserva. Le previsioni per le spese di investimento, qua impiego un po' a leggerlo perché diciamo che quest'anno dopo un po' di anni riusciamo a mettere un po' di investimenti in campo. Abbiamo 15.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria di edifici pubblici finanziato con avanzo di amministrazione, lavori di completamento della caserma forestale 5.000 euro finanziati con avanzo di amministrazione, dovremo finalmente completare questa caserma, è una richiesta che hanno fatto per poter meglio chiudere la loro l'intonaco che era previsto in un modo molto praticamente era previsto molto grezzo insomma. Poi ci sono 10.229,18 lavori di videosorveglianza caserma guardia di finanza. Poi ci sono per il potenziamento del sistema informatico del comune in previsione 5.000 euro previsti con oneri di urbanizzazione, manutenzione straordinaria, strade esterne, muri, fossi e canali 62.000 euro finanziati da avanzo per 42.000 euro che vanno a finanziare le somme urgenze approvate in, tra gennaio, fine gennaio e inizio di febbraio avvenute sul territorio per emergenze sul territorio e 20.000 euro di previsione per con oneri di urbanizzazione. Poi manutenzione straordinaria di vie e piazze interne 197.333,82 che vanno a finanziare il rifacimento dei due viali e la ristrutturazione dei due viali sia l'inferiore che il superiore che sono anche quelli in situazione emergenziale su cui bisogna intervenire. Poi ci sono lavori urgenti di messa in sicurezza della pubblica illuminazione per 10.000 euro, acquisto attrezzature per ville comunali per 3.000 euro finanziati con fondi ex Agensud che sono stati recuperati, lavori di manutenzione straordinaria e implementazione dei cimiteri 75.000 euro sarebbe le sale mortuarie con alienazioni e finanziate con alienazioni e fondi ex Agensud. Poi abbiamo lavori di implementazione dei cimiteri, moduli di interiore che vengono finanziati per 85.000 euro con i proventi dalle concessioni stesse che si vanno si andranno a vendere. Lavori di straordinaria manutenzione palestra Giovanni, scuola Giovanni XXIII, 120.000 euro tramite un mutuo con il credito sportivo. Poi abbiamo recupero funzionale e manutenzione straordinaria campo polivalente del Pingolato finanziato 88.500 euro finanziato con 66.000 rotti dalla regione e il resto con avanzo di amministrazione del comune, quindi con fondi comunali, lavori di miglioramento sismico e adeguamento funzionale della scuola Cardinal Brangati, la scuola elementare Cardinal Brangati, un finanziamento di 700.000 euro, manutenzione straordinaria di anni sciogliari, località conserva 38.000 euro dalla regione Basilicata, lavori messa in sicurezza Punettone Olivella per 120.000 euro finanziati dalla regione, lavori di ripristino di un tratto di strada comunale in località Timbarossa
per 26.000 euro finanziati anch'essi dalla Regione, lavori di ripristino di un tratto di strada comunale, località Rosa Nicolao, 30.000 euro finanziati dalla Regione, lavori di ripristino di un tratto di strada comunale, località Seta, per 60.000 euro finanziati dalla Regione, lavori di ripristino di un tratto di strada comunale, località Melara, per 70.000 euro finanziati anch'essi dalla Regione, sentieristica naturale, un bando per cui avevamo partecipato, finanziato per 100.000 euro dalla Regione e 22.000 euro dalla, con avanzo di amministrazione, lavori di caratterizzazione e messa in sicurezza di Carpini, 85.000 euro dalla Regione. Praticamente, qua, praticamente questa parte degli 85.000 euro si sommano ai 290 riscritti dal bilancio del 2014 e ai 165 messi per, nella spesa corrente per l'anno 2015. E in più c'è 2016, scusate. Il tutto praticamente porta a investimenti per solo per questa annualità di circa 2 milioni di euro. A questi si sommano praticamente 14.414.371 di investimenti dovuti dopo il post di accertamento dei residui straordinari reiscritti in questo bilancio. Le spese per l'ammortamento, rate mutui non cambiano rispetto allo scorso anno, diminuiscono gli interessi in aumento del capitale, portano, sono per 1.160.01. Raggiungiamo gli equilibri economici e finanziari praticamente utilizzando, così come la legge ci permette, il 75% degli oneri di urbanizzazione primaria per raggiungere qui 75.000 euro che ci portano gli equilibri a zero, per equilibrare quindi l'intero impianto del bilancio. Chiaramente io ho finito la parte, diciamo, di presentazione, spero sia stata si capisca quello che ho detto. Chiaramente la scelta di versare, di utilizzare il 75% così come la legge del resto ci permette, è perché praticamente abbiamo utilizzato, dopo aver fatto l'accertamento straordinario dei residui, quindi aver certificato un avanzo certo, abbiamo utilizzato per gli investimenti l'avanzo di amministrazione per circa 290.000 euro. Un'ultima cosa, sempre dovuta, che mi preme dire, poi non, sicuramente ci sarà modo anche di replicare, mi riservo poi di intervenire, un'altra spesa che possiamo dire di coprire almeno il 50% sono i rimborsi per gli oneri di urbanizzazione, la restituzione degli oneri di urbanizzazione che dopo il riaccertamento straordinario dei residui ci permette con vecchi residui di rimborsi liti di poter garantire la restituzione ai cittadini del 50% degli oneri di urbanizzazione per quest'anno. Vedremo nel corso dell'anno se ci saranno le possibilità o se ci sarà se ci saranno altre la possibilità di copertura dell'intero importo. Mi sembrava almeno doveroso lanciare un messaggio a chi dal 2013 sta chiedendo il rimborso perché non riesce più, non deve più costruire. Ultima cosa che non vedete in questo momento in bilancio, ma che praticamente sarà iscritta nella prossima variazione, è l'iscrizione della chiusura del logo panarese che ha portato nelle casse dei cittadini, nelle casse comunali, una somma totale di 660.000 euro, quindi una restituzione ai cittadini di soldi che non avevano, che avevano sborsato senza a cui non spettava, insomma, visto che poi abbiamo il comune ha avuto ragione, e praticamente però questa intera cifra viene garantita da una polizza fideiussoria
per un'iscrizione in bilancio di 66.000 euro per 10 anni, quindi saranno, ci saranno 66.000 euro che, come dicevo prima, da queste bisogna verificare, monitorare se lo Stato trasferirà di meno risorse anche in corso d'opera, quindi saremo attenti a verificare se queste cifre dovranno coprire ulteriori tagli. Al momento, voglio dire, questo è il bilancio, vi dicevo, 3.000 euro già lo trovo subito, perché da 1.718 praticamente il fondo di solidarietà ieri è stato cambiato a 1.715, per dirvi come varia nel corso dell'anno, noi variamo e ci adeguiamo a quello che sono le risorse che ci vengono trasferite. Io avrei chiuso. Grazie Assessore per la sua relazione così puntuale, a nome mio personale e a nome dell'Ufficio di Presidenza. Chi chiede la parola? Prego. Possibile prima di intervenire, se è possibile prima di intervenire, avere due o tre dettagli rispetto alla stessa proposta. Dettaglio relativo a 70 euro per la ricreative, 57.000 euro cultura e beni culturali. La seconda domanda, se diciamo potevamo avere più un dettaglio su queste due, e la terza, il costo complessivo del servizio neve dell'annualità, diciamo periodo 2014-15 e 16, il contributo relativo alla protezione civile e va all'interno del meccanismo del servizio neve oppure per altre finalità? Prego Assessore. Sì, premesso che il bilancio nel dettaglio è stato a disposizione dei consiglieri per circa 20 giorni e quindi forse se qualcuno si poteva documentare, non ho difficoltà a dare il dettaglio di ogni singola cifra. Provo a trovare le funzioni. Allora, vado così come mi vengono avanti. Quando riguarda lo sport, che è la funzione, un attimo, è la funzione 9, la funzione 8. Sì. Sì. Praticamente arriviamo a 69.000 euro con 4.000 euro per il mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi, servizio energia elettrica, 500 euro per acqua, fognature e depurazione, 14.000 euro per l'affidamento degli impianti sportivi comunali, 216 euro per spese per fitti, aree di vita di impianti sportivi, 43.984 sono interessi passivi dei mutui, ci sono sempre stati, e 6.400 euro sono di buoni contro il gruppo sport. Per quanto riguarda la cultura, il contributo alla protezione civile, me lo trovo adesso davanti, è di 5.000 euro.
Ma non era collegato al... Allora, praticamente sulla cultura abbiamo... arriviamo a 57, sì. Allora, sulla cultura abbiamo il personale che cuba quasi l'intero il bosco, che è 32.247, più l'IRAP, che sono 34.000. Poi ci sono 7.000 euro contributi alla Provoco per attività annuali, 6.000 euro contributi per attività culturali e sportive, che l'anno scorso sono state comunque date alla Provoco per le manifestazioni invernali, 10.000 euro è una somma prevista, è un'entrata che è sia un'entrata che un'uscita, prevista per poter, se dovessimo avere finanziamenti dalla regione, di 10.000 euro da poter subito insomma impegnare. E poi, e basta, qui si cubano 57.000 euro. Invece l'ultima domanda, che è quella relativa alla neve, spese per lo sgombero della neve sono 119.903 euro. Grazie assessore. Chi chiede di intervenire? Noi possiamo ancora approvare i punti, se nessuno interviene lo possiamo approvare una alla volta. Allora, primo punto. Allora comincio a intervenire io. Visto che ero. Grazie un po' la camera. Sì, grazie per il capogruppo. La ricordo a me stesso che sono il capogruppo di me stesso. Buonasera a tutti. Ci provate ad approvare l'ultimo bilancio dell'era di Kirb. Diciamo già, questo è un buon auspicio. Perché è uno e due, perché abbiamo anche più. A quanto gli scherzi, io in primis ringrazio l'assessore per l'esposizione puntuale di quelli che sono stati i dati tecnici, perché qualsiasi cosa si voglia dire, ma alla fine un bilancio che è formato da tecnicismo, meno uno più uno deve portare naturalmente a zero. L'assessore ci ha ricordato che in questo lavoro è stato supportato, aiutato dirigentemente, istruito dai nostri uffici finanziari, che la ringraziamo. Poi naturalmente il bilancio si porta a quello che è una scelta politica, e qui entrano in campo poi la diatriba politica, perché sui dati tecnici purtroppo, se siamo pronti all'equilibrio di bilancio, i dati devono riportare un zero, quindi è inutile che ci facciamo i saltuta. Bene, cominciamo a scendere nei dettagli. Innanzitutto, per spese di giustizia 48.000 euro sono le spese inerenti al giudice di pace, vero? Scusatemi. E su questo vorrei aprire una parentesi, ma perdonatemi, mi sono giunte alle orecchie problematiche inerenti il mantenimento di questo ufficio qui alla Unia. Rischiamo di perdere anche questo altro ufficio, e comunque attenendo all'ordine del giorno, Presidente, quindi penso che la posso fare questa domanda, no? Rischiamo davvero, Sindaco, di perdere anche quest'altro ufficio, è giusto? Ma se non sbaglio rischiamo di perdere anche il 30 luglio, e penso che qualcosina ce la dovrei dire un pochino prima, però, Sindaco, semmai ci vorrà deliziare il vostro intervento, così ci spiegherà anche perché questo non è giunto con tempismo anche ai consiglieri di minoranza. Bene. Allora, io se non ricordo male, perché ecco l'anno di riferimento non riesco a ricordarlo in mente, se correva l'anno 2011 o l'anno 2012, il nostro sindaco corse ai proclami con tanto di manifestazione
perché il governo Berlusconi, che aveva tagliato tante di quelle risorse, da dover costringerlo anche a chiudere dei servizi, c'erano degli avvisi. E oggi vediamo che comunque i governi di centro-sinistra stanno continuando a tagliare risorse importanti per i comuni, per i piccoli comuni come quello che vi trovate ad amministrare, però grande presa di posizione contro questi grandi governatori, io lo vedo da parte vostra. Ecco, ci possiamo avere tutta la grande diligenza da parte degli uffici, da parte degli assessori, quello che volete, ma alla fine se le risorse diminuiscono per pagare quelle che sono le spese, dobbiamo certamente o aumentare la pressione fiscale o diminuire quello che sono i servizi. Lì diceva il nostro assessore che la conferma è il miglioramento dei servizi erogati, il miglioramento, vorrei capire come si concretizzerà poi. Una tua richiesta, i bagni pubblici sono servizi, quest'anno saranno 10 euro. Questo allora, quindi c'è già una piccola, per esempio, c'è già una piccola voce che andrà al servizio dei nostri concittadini. Se lo so, l'ho visto, anzi, su questo stamattina ho chiesto alcuni dettagli al nostro segretario comunale, che saluto. Rispetto all'anno scorso, che erano più, che un miglioramento o peggioramento? Questo è un miglioramento, ci mancherebbe, era un peggioramento quello che avevamo fatto per il passato, vabbè, ne abbiamo aperto soltanto 2 su 4, no? È giusto, la matematica forse non è... 0 rispetto a 2 rispetto a 6. Non abbiamo coperto ancora l'intero servizio, vabbè, ma sì. Forse faremo in tempo fino alla fine della legislatura, speriamo che sia così. Allora, per quanto riguarda invece l'analisi completa di quello che è il parere del nostro ragioniere, comunque denoto che ci sono alcune azioni giudiziarie per il recupero di alcune somme con l'acquedotto Lucano che potremmo fare sin da subito per avere più agilità finanziaria. Ecco. Quindi su questo poi anche lei, sindaco o assessore, mi raggiungerà, che se c'è la possibilità di avere dei crediti per meglio aiutare le casse comunali, perché non farlo. Naturalmente questo mi lascia un po' perplesso quando vedo che delle società che gestiscono i nostri servizi debbono delle risorse all'ente, si sottraggono. Beh, questo lascia perplesso. Su questo aspetto poi ci sono anche altri connessi che, non riguardando poi il bilancio, è inutile che li definisco stasera, però se sono contento e soddisfatto da quella che è stata un'azione messa in atto dalla giunta di ieri sul discorso di voler intercettare tutto il fondo 125 per portare finalmente dopo 20 anni, dopo 30-40 anni, la rete rurale d'acqua potabile nella contrada Castagnara San Giuseppe, io spero pure che prossimamente, purtroppo non lo vedo nell'azione di previsione, ma spero che prossimamente il sindaco mi risponda anche a quella che è stata la mia lettera aperta, dove mi dica che dobbiamo necessariamente entro fine anno, entro la nostra legislatura, coprire anche quelle che sono le esigenze di quell'altra 50 famiglie che ancora oggi restano senza. Quindi se da un lato più bravo, dall'altro lato ancora vi sprono a fare meglio. Ecco, cosa c'è da dire? Quindi, se da un lato il nostro governo centrale taglia i fondi, se dall'altro lato diciamo che comunque confermiamo le tariffe e confermiamo le addizionali, comunque vi ricordo che l'addizionale, per esempio, l'addizionale IRPEF è ferma allo 0,8%, quindi 0,8 per birra, e quindi il massimo che si può chiedere ad una persona fisica, quindi io più di tanto non posso contribuire. Quindi ecco, noi, se forse i governi centrali, forse i governi regionali ci avrebbero dato una mano, forse meglio si poteva gestire quello che è una situazione anche emergenziale che cominciamo a vivere anche nel nostro comune. Per quanto riguarda invece la parte della spesa, cosa vi posso dire? Che noi qui viviamo delle emergenze quotidiane, li viviamo noi insieme ai nostri concittadini. E non c'è, io non ho visto, soprattutto per quanto riguarda
il discorso strade è un grande investimento per quanto concerne la parte di spesa propria, di fondi propri del comune, perché se è vero come è vero interveniamo sulle strade comunali, su alcune strade comunali con 220.000 euro, ma anche è vero che questi sono soldi differenti dalla regione perché ci ha concessi per determinate richieste. E naturalmente con i fondi comunali sono 62.000 euro, decurtati dalle 40.000 euro e passi di quelle che sono poi già gli interventi da voi. Ecco, io spero, ecco, e lo vedevo stamattina in commissione, che l'amministrazione punta tutto su quello che è stato il recepire un quadro regionale di circa 400.000 euro, cosa, euro in più, euro in meno. Speriamo che questo si concretizzi, no, altrimenti noi per fine anno avremo seri problemi sulla circolazione, perché ci saranno delle arterie comunali che potrebbero rischiare la chiusura. Su questo, come ho detto altre volte, però devo dire la verità, ecco, perché la verità deve essere al di sopra di tutto. Noi rischiamo di chiudere alcune arterie comunali, però chiesto il sopralluogo dell'amministrazione, in questo caso dell'assessore, e l'assessore prontamente è intervenuto a evidenziare quello che poi era quello che l'opposizione denunciava, quindi già su questo pure si è migliorato. Però se poi non si trovano quelli che sono i finanziamenti, le coperture finanziarie, bene, il sopralluogo sta ai tempi che trova, ma poi se effettivamente chiudiamo la strada sarà un problema per i nostri concittadini. Quindi sì, io vi capisco da un lato dagli sforzi che fate per riuscire a risicare anche sul fondo del barile, o meglio a trovare, a risicare quelle che sono poi le spese, e bene avete fatto in commissione a spiegarci anche quello che avete fatto sui trasporti locali e quindi una efficientizzazione della spesa, bene avete fatto, ma purtroppo i vostri governanti, il governo centro-sinistra, vi taglia i fondi, quindi vanifica quello che poi è uno sforzo sebbene meritevole. Da canto mio cosa vi posso dire? Io d'opposizione lo devo obbligatoriamente bocciare il vostro bilancio. È ovvio che voterò contro, ma per i motivi che sto dicendo, per i motivi. Non sarei obbligato, ma diciamo che la storia laureata racconta, perché poi, oddio, qui io sono circa 44 anni che vivo a Lavoria, la storia, i tempi ci dicono che soprattutto quando si tratta dell'ultimo consiglio comunale che va ad approvare un bilancio, è meglio bocciarlo, se no poi dopo si rischia di uscire sulle platee, si rischia poi magari di dare adito alle forze politiche, anche visto che opposizione non boccia nemmeno i bilanci. Ecco, purtroppo è successo, io me ne faccio carico, cioè mi assumo responsabilità per quello lì. Naturalmente sono tante le condizioni che mi portano a dire che Lauria non ha bloccato una bella sana, sono le condizioni che ci stiamo dicendo qua da 4-5 anni, non è la prima sera che dico questo, ripeto. Purtroppo se avessi governato io forse avrei scelto diversamente. Oggi siamo presenti e sappiamo che c'è una crisi tagliente per le nostre famiglie e scegliamo forse se riusciamo ad avere quegli avanzi di amministrazione a rifare il viale, bene fate perché è una scelta politica, bene fate per quello che riguarda la via, ma è anche vero che forse io avrei fatto diversamente, forse avrei pensato alle famiglie che oggi veramente lesinano la povertà. Ecco, il comune qualche risposta anche a costoro dovrebbe dare costoro, anche alle nostre imprese dovrebbe dare delle piccole e medie risposte. Vi ricordo ad oggi che vedevo un articolo di stampa che la pressione fiscale in Italia è al 43,6%, è insostenibile, signori miei, quindi forse qualcosa di più anche una piccola amministrazione comunale la deve fare per le nostre partite IVA presenti sul territorio. Non lo potete fare, sì, ho capito, per quello che è stato l'illustrazione del bilancio. Non si può fare perché è un bilancio gessato, un bilancio che ha poco da poter da essere svincolato in questo caso a manovre. Poi è anche vero che la via
è vastissima. Quindi sì, comprendo le vostre difficoltà, proprio ripeto, io avrei agito diversamente. E ritorno a quello che poi da questo banco, proprio da questo banco qua, vi ricordava un consigliere d'opposizione, in questo caso era dell'estrema sinistra, dove diceva: va bene, i bilanci andrebbero anche convocati prima con l'opposizione, spiegati o quant'altro. Noi questo non lo stiamo facendo. Ripeto, noi veniamo qua, veniamo in commissione, ci spiegate quelle che sono le entrate, quelle che sono le spese, ma in effetti l'opposizione, quella parte politica che è l'altra cosa, che è una cosa diversa da quella che amministra, non viene mai tirato in ballo in quello che dice: vabbè, abbiamo economie di 10 di X, non facciamo quello che è meglio, di X cifra, vogliamo vedere un po' come spendere per il bene dei nostri concittadini. Ecco, su questo non c'è questo bilancio partecipativo, si diceva dentro un bilancio partecipativo. Ecco, per tutta questa serie di motivi che non voglio essere lungo, adesso mi fermo. Io voterò no, però naturalmente mi riservo per intervenire anche dopo, magari per utilizzarvi nel mio intervento su qualcos'altro. Bene, vi ringrazio, vi ringrazio. Chiedo la parola. Chiamai loro. Consigliere Reale. Io stavo pensando come articolare anche l'intervento, che preannuncio sarà breve, sull'ultimo bilancio di approvazione di bilancio di previsione della giunta dell'amministrazione di ieri. E però mi rendevo conto, nella riflessione personale, che se articolavo un intervento avrei dovuto copiare sostanzialmente quello dell'anno scorso. Dunque cercherò di limitarmi in un breve ragionamento con qualche domanda che forse rimane infine a se stessa. Dopo aver ascoltato l'illustrazione del bilancio, un'illustrazione molto tecnica, nei numeri, come sì, generalmente avviene, ma penso sempre che per consolidare, anche nella prospettiva, che è una prospettiva sempre più buia, di un comune, di un ente locale, credo che sia fondamentale innalzare il livello della programmazione, che a tratti è contestuale. Io di programmazione ascolto sinceramente, osservo anche nella quotidianità molto poco, e proprio questa mattina in commissione consigliare affrontiamo una serie di vicende, di temi delicatissimi che dovrebbero essere nell'agenda quotidiana di questa amministrazione, ma la maggior parte sono inevasi, oppure la risposta è si sta avviando, per cui io non riesco, pur sforzandomi, forse anche questo microfono non funziona bene, pur sforzandomi a capire perché ancora anche nella amministrazione, la giunta Nitigieri bis, il regolamento urbanistico non se ne ha traccia. Abbiamo discusso dell'ampliamento del cimitero di Superiore, abbiamo discusso dell'annosa vicenda delle relazioni tra il comune di Lauria e l'ANAS per tutto ciò che riguarda sia
le opportunità di superare alcuni ostacoli partendo dalla rotatoria e problemi di carattere ambientale, e sia la questione che riguarda anche in questi minuti, sta affliggendo circa 40 famiglie, una realtà come la nostra sono tantissime, 40 famiglie che rischiano la perdita del posto di lavoro per un atteggiamento, io insisto, superficiale da parte dell'ANAS, ma non ancora riesco a cogliere il ruolo dell'amministrazione su questa vicenda. Io addirittura non so nemmeno cosa si siano detti il sindaco con i dirigenti dell'ANAS il mese scorso a tal proposito, perché gli esiti evidentemente di quell'incontro rispetto all'ultima riunione tenutasi in Regione Basilicata sono ancora più tragici. Allora io penso che rispetto ad una condizione del genere forse è opportuno allargare la partecipazione e discutere in profondità delle varie questioni, nel tentativo di realizzare una programmazione degna di questo nome. Altrimenti nessuno si arrabbia se io ripeto che puntualmente, nonostante il momento storico che vede alla presidenza della giunta regionale un nostro concittadino, puntualmente siamo fuori dal bando 125, siamo fuori dai 17 milioni di euro previsti per il territorio lucano sul dissesto idrogeologico, siamo fuori dall'Expo, siamo fuori, insomma, un po' da tutto, eppure dovremmo essere i primi puntualmente in questo, diciamo, soprattutto in questo momento, in questo periodo storico, a far parte, diciamo, e a recuperare le opportunità che nella quotidianità si presentano. E non vorrei che questa amministrazione si caratterizzasse per, come dire, oltre lo stare fuori, lo smantellamento dei pochi uffici pubblici oramai rimasti. L'Agenzia delle Entrate ce l'hanno fatta fuori, si rischia, e recupero anche l'intervento di chi mi ha preceduto, che si fa fuori anche l'ufficio del giudice di pace, leggo 50.000 euro di spese. Io penso che con un po' di, diciamo, diligenza si potevano utilizzare quelle risorse per recuperare un immobile di proprietà comunale al fine di realizzare un ufficio, diciamo un palazzo, un mini palazzo degli uffici, no, perché il prossimo toccherà l'acquedotto lucano, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di frequentarlo. Allora, se si continua ad essere distratti e superficiali, il passo successivo è questo. Ogni giorno ci sarà un passo successivo e il comune di Lavuria cade, inevitabilmente cadrà nel baratro. Per cui, voglio dire, a mio avviso, rispetto anche alle ultime informazioni che mi dava l'assessore Arramo, forse uno sforzo in più sulla riqualificazione della spesa si potrebbe fare. Non dico che si potrebbero fare, uno sforzo in più si potrebbe fare, ed evito di ritornare sugli argomenti, anche perché poi, diciamo, i
gli impegni su atti come dire, deliberativi che occupano risorse per sviluppare dei progetti ci sono, e quindi io penso che una ripeto, una partecipazione più attiva a partire dall'amministrazione nel coinvolgimento di tutti sia necessaria e indispensabile. Peraltro volevo anche chiudere con citando diciamo sempre la raccolta dei rifiuti, la gestione della raccolta dei rifiuti, senza rivolgermi all'assessore Arramo, perché conosco diciamo la sua correttezza istituzionale, il suo impegno, ma al di là dei numeri crescenti o meno sulla raccolta aumentano quotidianamente le segnalazioni di un disservizio. E la cosa che mi stupisce è che sulle segnalazioni del disservizio si apre evidentemente, questo unito ai precedenti, un contenzioso. Ma se si apre un contenzioso, la società viene premiata, perché gli si vengono affidati tu pure ulteriori servizi. Quindi chi gestisce male è premiato, chi fosse persona coerente e corretta probabilmente sarà penalizzata. Un po' diciamo una gestione a ritroso. Anche l'approvazione del bilancio, se proprio in giunta, poi lo si discute. Ma sotto questo punto di vista devo rivolgermi al sindaco, quale persona coerente, perché quando ha annunciato il cambio di passo non ha spiegato in quale direzione. Probabilmente era al contrario. Grazie. Grazie consigliere Leame. Visto accennavi a una migliore riqualificazione della spesa, posso farti adesso io la domanda, mi dici come? Io credo che la spesa servizionale in aggiunta a protezione civile, che immagino sia nel contesto del servizio neve, considerati i risultati come dire temporali dell'annualità 2014-2015, è un po' eccessiva. Ricordi il 2012? La spesa? Ah, vabbè. Dove te la dice posso il consigliere, l'assessore di riferimento. Chi chiede la parola? Prego, capogruppo Lamborghini. Grazie Presidente, io sarò brevissimo. Volevo rispondere con due battute per poi indicarmi al bilancio l'amico, se non collega Reale. Io sono stato 15 giorni fa all'Expo, oltre a vedere il padiglione dell'Irpinia, che mi ha fatto rabbrividire, perché non c'era la campagna, c'era l'Irpinia, e questo dà la dimensione dell'unità, anche visto tutto il sistema nazionale che si aggrega. Mi sembra un po' paradossale che un comune come l'Auria ambisca a poter essere rappresentato nell'ambito, se poi andiamo nell'ambito dei panieri regionali, dall'Expo si può notare che siamo famosi per le fragole. Questo è tutta un'altra discussione, quando abbiamo un vino, abbiamo una produzione enorme. Però mi sembra un po' troppo pretenzioso, senza entrare nel paniere regionale, parlare di Expo nazionale. Per quanto concerne i rifiuti sarò rapidissimo. L'assessore Bocci ha detto che ha parlato del 2012. Io voglio parlare di un amico, nonché ex collega in giunta, che quando ponevamo delle questioni mi diceva che il capitolato era fatto per farlo rispettare. In tal senso stiamo andando, ma già da tempo, non è che sta succedendo oggi. Il vero problema è che la ditta si mostra non solida per poter affrontare quanto dichiarato nel capitolato, e questo lo potremo discutere all'infinito, a volte un aggravio di disservizio, un aggravio soprattutto sui dipendenti e sugli operai,
tu sai, sei sindacalista, quindi dovresti difendere soprattutto alcune condizioni legate agli operai, mi rendo conto che forse in alcuni frangenti può essere più comodo strumentalizzare questo aspetto, però è legittimo e la politica ci impone di farlo. Abbiamo fatto partire dei contenziosi perché ci sono dei danni al comune non indifferenti, c'è la volontà di discutere, di pianificarlo anche con altri servizi legati al territorio per non mettere in ginocchio diciamo, un'azienda che ha preso sì il servizio, ma voglio, e la chiudo qui, voglio semplicemente ricordare che i mezzi sono interamente della comunità montana e del comune, tutti i bidoni sono stati presi dal progetto pilota che doveva prevedere la raccolta differenziata, quindi questo sul rispetto del capitolato e sull'applicazione pedisse per quanto riguarda i danni dati ai cittadini di Lauria, perché voglio ricordare che nel 2011 non me la prendo in particolare con nessuno, c'erano i bidoni grandi che comportano minor viaggi rispetto a quelli previsti, c'erano nel 2010 i bidoni strapieni a Fiumicello, alla Seta, alla Uia, sicuramente non è semplice, abbiamo risolto un problema e ci verrò dopo, internalizzandoli in alcune contrade, portandolo presso le abitazioni dove i cittadini addirittura vanno incontro alla mancanza, diciamo, alla possibilità di poter lavare i bidoni, come magari può spiegare l'assessore, e dove comunque è necessario lavorare per implementare una cultura. Probabilmente per implementare la cultura però non basta solo il lavoro, è qualcosa che ho ribadito anche nel mio dei comuni, come potrebbe essere utile la polizia provinciale, bisogna iniziare anche a irrorare qualche sanzione, perché forse culturalmente non siamo pronti. Da qui chiudo la disquisizione e vorrei innanzitutto ringraziare gli uffici per la disponibilità di sempre, l'assessore per il modo in cui lo espone, sicuramente tra tante difficoltà segnate dai tagli pubblici possiamo vedere innanzitutto, come avevamo detto più volte, pure quando svolgevamo un ruolo diverso, la solidità di un bilancio comunale che comunque rispetto alle medie di chi ha visto altri bilanci si mostra in una maniera diversa. Io vorrei evidenziare però, per quanto concerne questo bilancio, l'effetto della razionalizzazione, un indirizzo politico che da altri banchi sostenevamo ma che aveva fertili, terreni fertili all'interno della maggioranza. Non perché spesso quando si va a fare la razionalizzazione anche all'interno della macchina comunale sorgono problemi legati al consenso e quant'altro. Si sta acquisendo, può darsi che non ci si arrivi oggi, ci si arrivi fra 15 anni, fra 10 anni, il concetto che purtroppo in una situazione del genere non si può andare avanti. Bisogna avere il coraggio di metterci mani, di invogliare il personale, di creare magari, ecco, su questo creare una maggiore sinergia che possa spingere tutti nella stessa direzione, perché non è più il periodo, diciamo, del passato in cui non dipende nemmeno da noi, neanche da chi c'è stato prima, ma forse dipende da una condizione alquanto particolare in cui si può pensare di fare quello che si vuole. Quindi in tal senso con il sindaco lo affrontiamo spesso, un polso diverso, una capacità e un aiuto maggiore per quanto riguarda la gestione del personale, perché un sindaco non può gestire in solitudine oppure essere il riferimento ma non essere il braccio esecutivo per quanto riguarda determinati provvedimenti. Allora, questo è il cardine all'interno del quale ci muoviamo, all'interno del quale si sta cercando di dotare il comune di una figura ingegneristica che possa, diciamo, supportare, non pensando che si possa campare di rendita, perché l'accusa potrebbe essere che andiamo a rimpinguare. Io lo dico, ho fatto la battaglia in primis, ma non per dei soggetti, per avere dei tecnici competenti nella struttura lì dove serve, perché comunque non si tratta di togliere quello a quell'altra pietruzza, forse è successo in passato, oggi penso non sia il caso, perché altrimenti non si riesce proprio a sbloccare quella macchina comunale per quanto riguarda la questione del bilancio. Penso che non si possa negare che la volontà di accedere in maniera anche di sacrificio a fare il bando per lo squarcio delle erbe, che oltre alla qualità ha prodotto un ammanco di spesa di 15.000 euro, all'internalizzazione dei tributi, dell'aggio sui tributi che continua a pagare, che qualcuno ha fatto, all'umido, al recupero non ultimo del lodo panarese, su cui devo complimentarmi con chi forse in alcuni frangenti si è anche sostituito, ma non solo i presenti all'interno della giunta. C'è la gente che magari ha dato la propria disponibilità in base alle competenze tecniche che non ci azzeccavano niente, però ha fatto delle osservazioni che ha permesso di incanalarci, ma non per dire che ci sono gli intelligenti,
ci sono gli intelligenti o ci sono il recupero del lodo Panarese ha vissuto di una fase di valutazione che ha riguardato gli ultimi sei mesi. Il consigliere si ascolta, la vecchia amministrazione, allora se per questo le posso dire, perché siccome per sua sfortuna io ero nella sezione dei DS che poi è diventata PD, quando uscì il lodo e non avevate presentato il ricorso, facevo un documento intero alla sezione DS, ma non voglio andare alla TAC, è stato presentato il ricorso che è stato vinto. In questa, i 640.000 euro da recuperare sono stati portati su un percorso di confronto su cui l'amministrazione si è posto, per cui, ma io non è che voglio dire, all'epoca ricordo che era un militante, scoppiò nel paese di Lauria il vero problema che era il lodo Panarese. Ci fu un documento dalla sezione dei TSOPT, non ricordo che cosa, che dava la direttiva di recupero. L'allora sindaco Pisani accettò di buon grado, lui diceva l'amministrazione, di ricorrere. Dopo il ricorso è stato vinto, il problema era esigere, difatti gli scontri tra me e l'allora capogruppo Boccia era sul recupero, perché era rimasto appesa 660.000 euro, quanto erano 600. C'è stato tutto un travaglio che poi magari l'assessore Boccia lo può spiegare, si sono confrontati con la Corte dei Conti, c'è stato un accertamento perché all'inizio si parlava di proprietà, si è arrivata ad una convergenza in cui la ditta ha convenuto di poter versare per 10 anni in una certa condizione i fondi. Sto parlando del recupero, io non voglio sottrarre i meriti del ricorso, secondo me andava avviato addirittura prima all'epoca, fui uno dei protagonisti da militante, questo sto dicendo. Poi voglio dire, su tutto questo forse magari sarebbe il caso, ma penso che l'amministrazione lo sta già facendo, come ha fatto una distribuzione, stamattina abbiamo avuto un'apertura dell'assessore ai lavori pubblici, facendo una redistribuzione in base ai bandi a cui abbiamo partecipato e in base diciamo, all'attenzione per quanto riguarda il centro e le periferie, a valle di approvazione del bilancio, qualora venissero meno dei bandi, a fare una perequazione sul territorio in base a delle priorità, come diceva il collega Armentano, che possa comunque, seppur in un ambiente disastrato e pieno, diciamo, di una strada piena, straniera di buche, che possa andare incontro ad alcune esigenze. Perché questo è il terreno all'interno del quale ci stiamo muovendo. Queste, accompagnate dalle osservazioni, naturalmente le osservazioni che fa il ragioniere, sappiamo tutti essere, diciamo, importanti. Penso che sull'acquedotto lucano si debba e si possa andare avanti con la mediazione del caso, ma non si può pensare che noi ci affossiamo e l'acquedotto, con tutto quello che magari sta cercando di darci, ci affossa, perché come comune non è che gli vogliamo fare il decreto ingiuntivo, però non è che possiamo soccombere, e lo so, dico, non è perché loro portano la scusa, dici che è il comune che ci fa il decreto ingiuntivo, però noi stiamo soccombendo, il vero problema è che andiamo sotto sopra. Da questo punto di vista penso che si possa incidere in maniera sostanziale e che soprattutto si possa avere una maggiore tranquillità, così come si è agito per quanto riguarda il recupero del lodo Panarese, su cui più volte ci eravamo confrontati e si sperava sempre che di anno in anno si riuscisse, diciamo, a realizzare. Per quanto concerne poi il bilancio in generale, bisogna tener conto anche che il fatto del governo nazionale sull'amianto e Rotova è andato incontro anche tramite la regione, su cui diciamo anche il presidente della terza commissione ha contribuito per quanto riguarda le scuole, facendo sinergia con l'assessore Arramo e cercando di fare un ragionamento che portasse ad inquadrare le ultime due scuole non finanziate all'interno, diciamo, di un percorso. Io penso che al di là di quelle che siano questi argomenti che riguardano prettamente la spesa di bilancio, su cui penso ci siamo chiariti a livello generale, sia importante avere anche delle attività extrabilancio per alcune aree, ad esempio per quanto riguarda l'area di Lauria Nord, l'area di interscambio, le carte mi sembra che erano ferme al genio civile, dobbiamo fare in modo di farle viaggiare, quella diventa propedeutica anche al sistema dei trasporti locali per quanto riguarda lo scambio e l'efficienza che stiamo cercando di creare e che all'epoca, diciamo, avevamo discusso più volte con il capogruppo Boccia all'interno della commissione. Penso che su questo bisogna fare pressione anche per pensare all'anello di collegamento Galdo, l'area nord, l'area centro, che ne libererebbe l'area nord, l'area centro e anche l'area di Pecorone, della Rosa, perché comunque penso che siano due terminali di autobus, uno per la trasversale che va verso la Sindica e un'altra per l'autostrada che scende giù, che può diventare un crocevia di fondamentale importanza. Al di là di quello che sono queste esigenze, penso che ci siano tutte le esigenze, al di là delle esigenze
dei lavoratori che penso tutti abbiamo a cuore e su cui bisogna spingere ognuno per il suo, il sindacato che bene sta facendo, la regione e il comune, spingere in modo tale che si possa scongiurare una, anche se sappiamo che in tal senso c'è stata un'apertura a fare il bando unico per quanto riguarda il food e l'oil, e per la gestione unica diciamo un feedback è arrivato. E poi non tenere in considerazione, visto anche quando si fa sull'area industriale con il cambio del regolamento, quando si sta facendo per rendere disponibili i lotti, i lavori per quanto riguarda il bivio, l'acqua, la compensazione. Su questo sindaco le chiedo veramente di avere polso, perché quell'area non è, per i danni subiti per i lavori non può essere compensata con il bilancio con 20-30 mila euro, 40 mila euro, però è necessario fare degli interventi. L'altro giorno le scrivevo in maniera simpatica: agosto è che vi vedo vicino alla lavoria, perché inizierà a piovere ed è un problema serio riuscire ad avere quantomeno l'intervento finanziato e aver messo dei punti definitivi che vadano, anche se fuori dal bilancio, vadano a mettere in campo una programmazione che tiene conto del territorio, che lo tiene all'interno di quella che è una configurazione, che lo tiene con la sua area industriale, che non è l'area industriale di Alto di Lavoria, ma proprio nell'ottica dell'Unione dei Comuni può diventare un'area di riferimento per quanto riguarda l'area sud. Quindi mi auguro, capisco che ci sono le ferie, ma l'ANAS non può venir meno a quello che è un suo dovere, ovvero non far diventare un'infrastruttura che avrebbe dovuto valorizzare il territorio, una infrastruttura che praticamente rischia di creare danni e disagi al territorio, seppur apportando vantaggi a chi è che percorre l'autostrada. Io ho dei colleghi che vengono dalla Calabria e dicono che è meraviglioso. Sì, è meraviglioso, però ci sta creando un sacco di problemi, a partire dai comuni temporanei, perché verso settembre-ottobre, se riusciamo a togliere i comuni temporanei, sarà una prima valvola di sfogo che andrà in parallelo per quanto riguarda il progetto poi di investimento serio, che come abbiamo capito dovrebbe essere di una certa entità, perché non si può immaginare di smaltire quell'acqua semplicemente, come avevamo detto dal principio, con i fori diciamo fatti dalla RIP, che sono dei fori che comunque nel tempo si costruiscono, così come il bivio all'epoca, già quando lo stavano costruendo, là ci vuole pure qualcosa che sollevi, perché se fai l'inghiottitore di un certo livello, diciamo, si deve scavare una galleria che scende sotto, e penso che lì il costo non sia. Comunque il problema si sta affrontando con l'ANAS, ci sono tutta una serie di opere di compensazioni che avevamo previsto per Napoli e Gaud. Io mi auguro che su questo possa, e però bisogna andare avanti in maniera decisa, così come bisogna andare avanti, gliel'ho detto questa mattina, e magari questo sarà l'argomento della politica, sul regolamento urbanistico. Io non perché penso, lei più volte mi ha risposto, e risposto non è che cambierà tanto, penso che la politica ha il dovere di mettere in condizione e di dare uno strumento a quella che è la popolazione. Saremo mal visti, non saremo votati, però può darsi che avremmo fatto qualcosa di buono per un territorio e dato uno strumento che può creare le condizioni anche per lo sviluppo dell'area, perché così come era stato preparato non era male, si vedeva tutte le zone. Capisco la difficoltà di quelle che sono le aree R2, ma se ci rendiamo conto che rischiamo di essere superati e di essere commissariati, penso che dobbiamo avere il coraggio di decidere con tutte le difficoltà. Lei questa mattina ci ha detto che ci riaggiorneremo magari ai primi di agosto, entro fine agosto, però la prego veramente di fare uno scatto di reni su questa cosa, su queste due cose, in modo tale che noi la possiamo supportare, possiamo venire incontro a delle esigenze, perché ci giochiamo una partita importante, al di là di quello che sarà o che verrà, ma è importante per il territorio, a partire sia da una programmazione che è fuori dal contesto di nostra competenza, che più volte abbiamo sollevato, nonostante magari alcune volte si è subita, però è stata portata all'attenzione. Devo dire che deve essere, ma sia per quanto riguarda la Via Sud che la Via Nord e poi tutto il territorio di Lauria, magari nell'ottica della programmazione posso tener conto di quella programmazione regionale che vede lo sfondamento della trasversale verso la Val d'Agri, che mi auguro venga concretizzata, ma non perché quando mi insediamo in provincia il Presidente del Consiglio all'epoca mi chiese: ma perché non l'hanno messa in bilancio? Perché c'erano 7 milioni di euro e per fare quel tratto come si deve non avrebbero cominciato neppure la strada, fermandosi alla prima salita del Tempa del Conte, perché era il, diciamo, è molto impervio il territorio tra Moniterno e Lauria per quanto riguarda il superamento, e non si può pensare di fare degli adattamenti a raggi di curvatura che vanno in una certa direzione. Oggi so che è stata presa in considerazione seriamente e sarebbe, diciamo, una, diciamo, sarebbe un'opera che crea
quel collegamento è una di quelle opere fondamentali, perché poi al di là di questo, negli ultimi periodi il traffico si sta anche riprendendo verso l'area sud, dai tempi in cui lavoravo sull'area dei servizi degli anni 95-96. Purtroppo noi dobbiamo avere dei miglioramenti territoriali come cultura, lo dicevamo nel Consiglio dell'Unione, che ci portino, diciamo, a vedere, ad elevare alcuni problemi e alcune situazioni che magari sono campanilistiche, ma che dobbiamo capire che dobbiamo spostare, può essere il controllo ambientale, il sistema dei trasporti. Io penso che qualche accenno di questo c'è, pian piano, dalla revisione delle spese, con le criticità che ci sono, perché penso che tutti all'interno dell'amministrazione, ma anche del Consiglio, maggioranza e opposizione, nel loro piccolo riescano e vogliano favorire le realtà locali, ma non deve diventare un elemento di ricatto o di soccombere su un territorio. Lo si deve fare nell'ottica della trasparenza e della legalità e convenienza, che deve andare nell'ottica di un territorio. Io mi auguro, chiudo con una battuta, dico che è l'ultimo bilancio dell'amministrazione di ieri, no? Ed è il primo da oppositore del consigliere Reale, quindi mi auguro che si possa arrivare diciamo a conclusione, questo bilancio si concluda con la realizzazione, la partenza di alcune opere e la conclusione, diciamo, di alcuni aspetti che per il territorio sono fondamentali, ma non solo per alcune aree, perché vengono viste aree, diciamo, poste in una determinata questione, per delle aree che sono importanti per la UIA e per il paese tutto. Grazie. Presidente, se fosse consigliere Lamboglia. Non è un intervento, no, è veramente una deroga di 30 secondi, dato che il consigliere Lamboglia chiudeva proprio, considerata l'eccezionalità dell'evento, sulla diciamo relazione amministrazione comunale ANAS. Io magari sarò ben lieto di ascoltare con grande attenzione quello che ci dirà in tal senso il sindaco. Però volevo aggiungere che le intenzioni dell'ANAS sono in qualche modo stravolte rispetto agli accordi e diciamo, a quelle previsionali, e per, sì, e per il contributo, diciamo, ritenuto da compensazione per i dipendenti dell'azienda, che si chiuderebbe alla fine dell'anno, e diciamo per la realizzazione delle stazioni di servizio stesse, perché loro pensano, immaginano di realizzarne una sola, quindi immaginiamo l'impatto della stampa. Allora l'impegno secondo me di tutti, perché quando parliamo di questi argomenti credo che siamo tutti dalla stessa parte, sia eventualmente se ci sono anche i presupposti tecnici di individuare un'area potenziale per poter consentire quello che era diciamo lo stato precedente. Prego, capogruppo Armentano. Buonasera, grazie Presidente. Io inizio, diciamo, con un piccolo appunto al collega La Pacca. Innanzitutto vi auguro, questo c'è in contraddizione a quello che è detto da alcuni colleghi, vi auguro che approviamo anche un altro bilancio, perché diciamo, ricordo che la Giunta Pisani ha fatto il bilancio prima, diciamo, 2011, e in quella circostanza l'opposizione ha fatto il bilancio. Maria. Quindi non è che diciamo perché nel 2011 l'opposizione ha votato il bilancio, quindi non è detto che per forza, no, perché se sta l'opposizione si deve votare contro. Quindi diciamo, io mi auguro che ci sia un altro bilancio che fa la giunta mi di dire, che lo approvi anche l'opposizione a votare. Questo non è una battuta, io lo dico, diciamo, allora era assessore al bilancio il collega Reale, quindi questo ho voluto, diciamo, ricordarlo. Non voglio entrare, diciamo, in risposta sicuramente dal punto di vista tecnico sulle osservazioni fatte, perché sui singoli provvedimenti ne abbiamo già discusso in commissione, in maggioranza, in conferenza di capigruppo. E là già ho avuto modo di esprimere quello che è il mio giudizio, sicuramente di condivisione rispetto al lavoro fatto dall'assessore a Ramo,
l'assessore Arrama sicuramente oggi arriva con una proposta anche grazie al contributo dell'intera amministrazione, quindi lavoro anche svolto dall'ufficio. Qui abbiamo il nostro ragioniere Scaldaferri, che ringrazio perché sempre, grazie anche sempre alla sua prudenza, diciamo, oggi possiamo qui discutere di una proposta sicuramente che ci fa stare tranquilli dal punto di vista della stabilità, diciamo, di un bilancio comunale anche in previsione futura. E questo sicuramente però è grazie al lavoro che fa un'amministrazione, quindi chi governa oggi, ieri e anche in passato. Quindi non per fare, mi dispiace che manca il collega Lamboglio, lui ha fatto giusto l'osservazione in merito a Lodo Panarese, quindi condivido l'osservazione che fa, però diciamo un merito anche, diciamo, alle precedenti amministrazioni che oggi ti hanno permesso di fare questo. Quindi senza, diciamo, non, io condivido quello che, perché il lavoro di recupero lo fa questa amministrazione, però se si recupera è grazie anche, diciamo, a un'azione messa in campo in passato. Però, diciamo, sicuramente fermandoci alla proposta di oggi, non si può non, diciamo, esprimere un giudizio positivo considerando le difficoltà, cioè, nella quale si trova a lavorare un'amministrazione, e in questo caso l'amministrazione militare, perché se noi vediamo un pochettino i numeri, secondo me non ci potrebbe essere una proposta migliore rispetto alla disponibilità che tu oggi hai. E quindi sicuramente il mio voto è favorevole, quello, così come quello del mio gruppo per intero. Però, diciamo, prima di chiudere, diciamo, è un appello questo sicuramente, perché il mio è un voto incondizionato, senza se, senza come, senza quando, perché apprezzo e ringrazio il lavoro fatto dall'assessore e dall'amministrazione, perché comunque, diciamo, nonostante la difficoltà, nonostante la ristrettezza economica, oggi presentano comunque un mantenimento dei servizi senza costi, cioè senza aumenti di costi nelle tasche dei cittadini. Quindi questo secondo me è il punto fondamentale in un bilancio di previsione, perché mantenere i servizi e l'auria a un territorio vastissimo, basta pensare, diciamo, alle scuole eccetera, sicuramente mantenere i servizi senza andare, cioè, ad appesantire le tasche dei cittadini non è cosa semplice, cioè, per questo sicuramente il mio giudizio è positivo. Un appello però che vorrei fare, quindi va fuori, diciamo, il giudizio, e comunque, diciamo, da qui, perché vedendo, diciamo, gli interventi che si faranno, sicuramente dovremmo fare degli sforzi per cercare di aumentare la spesa, cioè nella previsione per quanto riguarda la manutenzione ordinaria delle scuole prima che inizi il nuovo anno scolastico. E poi, così come diceva il collega Lamboglia, un appello, diciamo, noi abbiamo, sì, ci siamo candidati a un bando, e questo devo dire, devo ringraziare l'assessore Chiarelli e anche l'assessore Zaccagnino per quanto riguarda l'ambiente, per il lavoro, diciamo, che stanno facendo. Basta pensare, l'ha detto il collega Lamboglia, sul taglio l'erba, cioè, no, io personalmente ho avuto, te lo dico, Donato, un sacco di complimenti, diciamo, io ho detto, diciamo, con precisione, diciamo, che rispetto al passato è stato forse cambiato il metodo, oltre, diciamo, a chi ha eseguito materialmente, ma così, diciamo, sulle strade, l'assessore Chiarelli comunque, diciamo, non si può dire di non avere attenzione, e questo mi dispiace che non c'è il collega Forestini, però, diciamo, anche, diciamo, il cambio, non un, diciamo, un cambio di passo, ma un cambio di attenzione rispetto al territorio si registra oggi, perché comunque la storia è presente laddove ci sono le problematiche, diciamo, quotidianamente, quindi fuori di dubbio, diciamo. Però questo non significa che questi miei complimenti, diciamo, diciamo, questo è uno stimolo per cercare di fare sempre meglio. Grazie. Grazie capogruppo Armentano, prego capogruppo Lattanga Egidio. Grazie Presidente, sarò breve nel mio intervento. È chiaro che parto dal ringraziamento all'assessore vice sindaco Boccia per come averlo orchestrato in, credo, anche in mille difficoltà, sia finanziarie sia di evoluzione che si stanno prodigando in questi ultimi anni, perché comunque anno dopo anno si sta sempre andando in una direzione diversa per
possono organizzare i bilanci comunali, quindi ritrovarsi con un bilancio, credo che questo bilancio sia la migliore espressione che si possa dare. È chiaro che, come ne abbiamo discusso questa mattina, è stato anche formulato sulla scorta di alcune proposte diciamo di candidature di bandi che se per ipotesi non dovessero che per ipotesi non dovessero andare a buon fine, c'è stata ampia apertura alla rimodulazione degli eventuali investimenti, in particolar modo sulle strade, perché diciamo, credo che non si possa trascorrere un altro inverno in queste condizioni, altrimenti si andrà in grande difficoltà. E quindi, con grande soddisfazione del Partito Socialista, esprimo naturalmente voto favorevole, rivolgendomi, ringraziando la disponibilità dei vari assessori, a partire da Chiarelli, Zaccagnino, Carlo Magno e Anarella e Boccia, per la loro disponibilità qualora ci dovesse essere qualche problema di interlocuzione e quant'altro. Ringrazio personalmente per la disponibilità. Al sindaco dico che è ottima come dire, l'apporto della nuova giunta. È chiaro che adesso ho 7-8 mesi dalla chiusura della consigliatura, in virtù della verifica che si è fatto, si deve diciamo verificare le varie cose che erano rimaste appese nella vecchia amministrazione, che sono state diciamo parzialmente affrontate, ma che qualcuna ancora non è arrivata diciamo a compimento, e si deve dare, a mio modo di vedere, un'ulteriore accelerazione perché si chiuda la consigliatura con la chiusura anche degli obiettivi che ci eravamo dati. Naturalmente ho già espresso voto favorevole. Grazie capogruppo La Banca. Prego, assessore Annare. Grazie Presidente. Volevo intervenire a proposito, per quanto riguardava lo sgombero neve sul territorio di Lauria e per quello che riguardava il contributo all'Associazione di Protezione Civile. Vorrei ricordare a me stesso e a tutto il Consiglio, e in particolar modo a chi ha amministrato prima di me, come funziona lo sgombero neve sul nostro territorio. Lo sgombero neve è affidato a 8 ditte diviso in lotti su tutto il territorio. Vorrei ricordare anche quando è il nostro territorio comunale, che circa 300 metri di chilometri di strade comunali, che vanno a un dislivello di 250 metri fino a più di 2000 metri. Visto che l'assessore Boccia chiedeva all'amico consigliere Reale se si ricordava la quota, la cifra che era stata spesa nel 2012, abbiamo speso 180.000 euro nel 2012, di cui 120.000 euro rimborsati dalla regione. Quest'anno è stato un evento particolare, uno degli inverni più freddi degli ultimi 20 anni, con temperature nel centro abitato nel periodo di fine dicembre, e questa è stata una fortuna, e poi vi dico perché, nel periodo fine dicembre nel centro urbano di meno 6, meno 8 gradi, con le zone più alte di meno 12 gradi. La maggior spesa che si ha quando nel periodo invernale non è tanto per lo sgombero, ma per lo smargimento sale. Per chi abita nelle zone più alte, abbiamo avuto lastre di ghiaccio di circa 5-7 cm, dove gli operatori per lo smargimento sale sono stati fuori per circa 36 ore nel periodo che vi ho detto prima. Ancora oggi, e questa è nota di oggi alle ore 13, la prefettura in continuazione manda allerta meteo, e nel periodo invernale questi bollettini meteo ne arrivano circa 2 al giorno.
dove chiedono al sindaco di mettere in sicurezza e quindi alla pubblica incolumità dei cittadini. Vorrei vedere quale amministratore o quale sindaco si possa sottrarre del compito di non garantire la sicurezza dei cittadini. Questo per quanto riguarda lo sgombero lieve. Il consigliere Reale faceva riferimento al contributo che viene dato all'Associazione di Protezione Civile. I volontari di protezione civile operano sul nostro territorio per 365 giorni all'anno, con una convenzione stipulata nel 2007 e rinnovata ogni anno, ora si fa ogni 3 anni, per i servizi di supporto alle forze dell'ordine pubblico, per eventuali calamità naturali e per salvaguardia verde pubblico e di tutto quello che può essere a disposizione dei volontari in supporto dell'amministrazione. E negli ultimi giorni, quell'incendio che è successo in località Galdicello e contrada Santa Maria, dove i volontari di protezione civile sono stati impegnati a conto del comune di Lauria e a nome del sindaco di Lauria, vicino alle abitazioni, per 48 ore con turni di 4 volontari. Quindi forse si può ottimizzare qualche cosa, ma credo che sulla salvaguardia, sulla tutela dell'incolumità pubblica, credo che ci sia poco da salvaguardare. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Chi chiede intervenire? Assessore Chiarelli. Ero indeciso se intervenire o meno, va bene. No, il mio intervento sarà molto veloce, giusto per ringraziare innanzitutto i vari capigruppo, i vari consiglieri che comunque hanno apprezzano, non elogiato, perché comunque credo che c'è molto da fare e tanto da migliorare, ma che comunque hanno avuto parole di apprezzamento per noi, per questa giunta. Colgo allo stesso modo e nella stessa maniera anche le sollecitazioni che vengono dalle opposizioni. Questo perché possono essere da pungolo e da stimolo per migliorare quotidianamente la nostra azione amministrativa. È chiaro che rispetto alla programmazione delle varie opere pubbliche, molte di queste già con una precisa indicazione, quindi le somme già destinate, non sono state ancora appaltate perché si aspettava la data di approvazione del bilancio per far sì di poter dare il via alla realizzazione di queste opere in Timba Rossa, Cunettono Livella, tutta una serie di opere che sono state già elencate. Per quanto riguarda invece le opere di Seta, oggi sono partiti i lavori. Per quanto riguarda invece l'intervento sulla strada della contrada Melara, a giorni saranno completati i lavori di ripristino della frana. Speriamo, per quanto riguarda invece le strade, di avere, per quanto riguarda la manutenzione delle strade esterne, di avere risposte rispetto alla candidatura a cui facevano riferimento i consiglieri, nel momento in cui avremo, speriamo di no, diniego da parte della Regione, certamente apriremo, come abbiamo fatto questa mattina in Commissione e poi in maggioranza, un ragionamento sulle varie priorità che ci sono sul territorio, cercando di intervenire secondo le casse comunali sulle emergenze che possono accadere o che comunque si presenteranno. Grazie ancora a tutti. Grazie Assessore. Prego Assessore Borgi. Velocemente chiudo anch'io l'intervento ringraziando l'apporto di tutti, anche quelli della minoranza, anche se ammaniamo di ricordare che contro Renzi, quando fecero il decreto sull'IMU terreni agricoli, non mi sembra che l'amministrazione sia stata zitta. Renzi, Berlusconi, cioè se c'è qualcosa di ingiusto la si dice sempre, e quella sui terreni agricoli sembrava veramente
una cosa ingiusta. Fortunatamente poi è stata rivista e il comune è rientrato. Anch'io credo che questo bilancio che noi proponiamo sia sempre migliorabile, tutto è migliorabile. Però su una cosa mi piace puntualizzare. Molte volte noi pensiamo che fare delle scelte e dire ma senti c'è questo da fare, apriamo un cassetto, troviamo i soldi e lo facciamo. Molte volte anche fare una scelta costa fatica proprio per il reperimento delle risorse, ma non è un problema solo di questo comune, è un problema di tutti i comuni. L'ultimo bilancio di ieri bis, non lo so, vedremo, tanto potrebbe il termine di approvazione del bilancio è il 31 dicembre, quello normale, non è che c'è una, certo l'anno prossimo c'è da fare, come dicevo prima, con un bilancio completamente diverso, e credo che sia bene preparare anche i cittadini a questa novità, perché dover vincolare delle spese e far capire che alcuni soldi vanno vincolati e non possono essere spesi perché ci sono dei crediti che non si riescono a riscuotere, ma storicamente non è che non si riscuotono adesso, tranne i crediti sull'acquedotto, su cui voglio dire siamo l'unico comune della Basilicata che ha fatto 4 decreti incentivi all'acquedotto. Non è che non stiamo facendo niente, ci stanno partendo decreti incentivi su tutti, non abbiamo difficoltà a mandarli su tutti dove abbiamo ragione di ricevere il credito. Un'ultima cosa al consigliere Arco, vedevo sulla spesa di 180.000 euro, sì, però c'è bisogno di ciò per la ragione, quindi razionalizzare la spesa significa anche se devi danno i soldi spenderli quando meno possibile. Evidentemente quell'anno ne servivano 180.000 perché è stato un inverno molto ma molto rigido, cioè sulla spesa della neve purtroppo non è una cosa che prevenire. Certo, sul taglio d'erba, come diceva il consigliere del capogruppo Mellano, abbiamo fatto una razza, abbiamo speso di meno rispetto agli altri anni facendo un bando di gara dove il prezzo a metro è stato inferiore a quello dell'anno scorso, e lì se però sappiamo che il taglio erba deve fare un programma che è quello, ma con la neve non si può fare un programma, con la neve praticamente può nevicare 10 giorni di fila e può nevicare solo un giorno in tutto l'anno. Non è prevedibile come spesa, diciamo, rispetto ad altre su cui si può operare una razionalizzazione. Chiudo dicendo che tanto ancora c'è da fare sulla programmazione, come dice che manca. Io ho visto però rispetto ad altri anni una sfilza di richieste di lavori che si erano messi in campo per circa 2 milioni di euro, che era da anni che non si vedevano. Non siamo stati bravi noi, non è merito nostro, è merito di lo sforzo di tutti, tutta la giunta a partecipare a bandi, perché le fondi di finanziamento ormai per gli investimenti è quella che vengono dalla regione, dove c'è lo Stato, dallo Stato partecipare a finanziamenti. Sappiamo che con i mutui abbiamo già 1.160.000 euro di mutui da pagare annualmente, e questo lo abbiamo fino al 2034, perché sì, ci sarà qualche anno che qualcuno scadrà, però abbiamo una mole di mutui, e voglio, cioè, mi dispiace che a un documento così importante, che per un'amministrazione comunale, e questo penso che è una riflessione che noi dobbiamo fare noi che stiamo in politica, non partecipi tanta gente, e questo secondo me è l'approccio, è quello che noi molte volte forse
forse sbagliamo anche a non comunicare bene le nostre, la situazione reale, quale, perché molte volte si strumentalizza molto su piccole cose e non si guarda a tutto quello che c'è, anche nella predisposizione di un bilancio. Perché non è che uno arriva a luglio perché si diverte ad arrivare a luglio, se c'è la possibilità di farlo prima, è perché ci sono tante anche iter amministrativi da dover consumare per arrivare a questo. Ma chiudo velocemente dicendo che appunto mi spiace che i cittadini forse non riescono più ad avere un rapporto con la politica. Tante colpe le abbiamo noi in primis, forse, ripeto, a non trasmettere loro la giusta e corretta informazione, o quantomeno la si dà per scontata che noi sbagliamo a prescindere. Questo secondo me, per chi sta qua a cercare di fare l'interesse dei cittadini di Lavoria, molte volte deprime e fa anche pensare, tra virgolette, ma cioè, se poi alla fine, dopo tanto lavoro, per una inezia, si deve, vorrei che ci fosse un po' più di correttezza all'interno anche del Consiglio Comunale. Questa è una, perché vedo molte volte che si scrive su social in modo sbagliato, dando anche informazioni sbagliate ai cittadini. Molte volte uno non può passare il tempo a rispondere, cioè, alcune volte si risponde, molte volte no, perché sinceramente molto tempo lo dedichiamo e lo passiamo qui dentro per cercare di risolvere i problemi dei cittadini. Io vi ringrazio e un buon lavoro a tutti per il proseguo. Grazie Assessore, l'assessore Zaccagnini. Grazie Presidente, io sarò rapidissimo. Volevo anche io ringraziare l'intero Consiglio Comunale per il supporto, la stessa minoranza, quindi il consigliere Reale che elogiava la mia trasparenza amministrativa, insomma non ho capito male. Questo significa che quando si lavora, e quindi parlo a nome dell'amministrazione, con impegno, trasparenza e responsabilità, forse alcuni problemi, se non si riescono a superare, almeno si riescono ad attenuare. Giusto una precisazione, qualcosina sulla raccolta dei rifiuti. È vero che il servizio non è ottimale, non è eccellente, però tra le mille difficoltà stiamo cercando di renderlo quanto più efficiente possibile. Diversi accorgimenti hanno portato negli ultimi mesi all'aumento delle percentuali della differenziata. Proprio stamattina mi sono stati comunicati i dati relativi al mese di giugno. Per la prima volta superiamo la soglia del 40%, siamo al 41,11%. Sono cifre relativamente ancora basse rispetto agli obiettivi di legge, però non proprio molto distanti dagli obiettivi del capitolato, che prevedevano una raccolta differenziata di almeno il 55%. Se si considera che nelle contrade la frazione umida non viene considerata e non viene smaltita, perché chiunque la utilizza o per il compostaggio domestico o per gli animali, potremmo avere delle cifre leggermente più elevate. Nonostante le difficoltà, come dicevo, stiamo cercando di migliorare il servizio anche di lavaggio dei cassonetti. Sabato è stato fatto a Pecorona, lunedì a Galdo, e si sta cercando di coprire tutte le zone a rotazione, almeno una volta ogni 15 giorni, così come previsto da capitolato durante il periodo estivo. Per la prima volta da due mesi a questa parte stiamo vedendo in giro per le vie comunali la spazzatrice, quindi qualcosina, il programma di derattizzazione e disinfestazione viene rispettato. È normale, il capitolato prevedeva un sacco di cose che soprattutto per un comune come Lavoria è difficile far rispettare, perché è un territorio complesso che ha un sacco di chilometri di strada e quant'altro. Proprio per questo abbiamo avviato dei contenziosi e stiamo trattenendo 10.000 euro al mese alla ditta.
oltre al recupero dell'umido degli anni precedenti. Sia l'anno scorso che quest'anno l'umido non è più a carico dei cittadini, ma stiamo recuperando anche le somme precedenti. Quindi in attesa di una sentenza di un soggetto terzo, purtroppo siamo costretti a cercare di migliorare quotidianamente il servizio, anche perché sia da parere legale ma anche del dirigente, prima di pensare di arrivare a decisioni drastiche bisogna affrontare attentamente le questioni. Un ultimo e rapido passaggio sulle problematiche ANAS, immagino che lo dirà il sindaco, ne abbiamo parlato più volte. Nell'ultima maggioranza che è stata affrontata questa problematica, l'intera maggioranza è stata chiara, siamo pronti eventualmente anche a fare battaglie e quindi a scendere di nuovo in piazza così come avevamo fatto in passato. Per quanto riguarda i bagni, già vedo che gli alzi la determina l'affidamento in carico, nelle more del 20% si possono affidare servizi accessori alla ditta. Era l'unica ditta che poteva caricarsi in questa fase questo tipo di servizio e anche a costi più bassi, perché gestire dei bagni pubblici purtroppo ha un costo anche elevato, perché bisogna vedere personale aggiuntivo e noi oltre alla gestione dei bagni abbiamo aggiunto anche la pulizia e lo spazzamento del mercato coperto, che non era ormai più effettuato da diversi anni, e anche la pulizia e lo spazzamento dei parcheggi, che erano stati ormai trascurati e custoditi da diverso tempo. Grazie assessore, prego sindaco. Ufficio di presenza, ti ringrazio. No, mi sono dimenticato di dire alcune cose, quindi è meglio precisare prima, così poi il sindaco gli dà il tempo. Visto che parliamo di progettualità, parliamo di bilancio, chiedo scusa, ma l'estate e la Oriota, la Proloco quest'anno, che sta succedendo? Ecco, questo è anche uno degli aspetti che il consigliere di opposizione, se non vuole il consiglio, va bene, il consigliere di opposizione, con quanto detto prima sul giudice Baggio, vorremmo sapere, visto che proprio si parla di progettualità in questa fase. Mi dispiace che purtroppo, mi ero dimenticato di dire prima questo appunto, che non ci sono interventi, sebbene di nuovo capisco la ristrettezza, quello che volete, però siamo a Laurino, un paese che ha un forte problema di stesso idrogeologico, quindi signori, bisogna, e qui se è vero come è vero, il consomme comunale non si possa intervenire, ma sindaco, vi prego vivamente di fare le corse e di chiedere a chi ne ha competenza e prontezza di intervenire, soprattutto per quanto riguardano quelle emergenze che vedono, che hanno visto negli anni precedenti lo sfratto di alcune persone, arriva l'interno incombe, Gremile è in quelle condizioni da 2 anni, San Paolo è in quell'altra condizione che lei ben sa. Quindi signori, se è vero come è vero che nella prima tranche di finanziamento, come ha ricordato il consigliere Reale, 17 milioni di euro elargiti dalla regione Basilicata, la Oria non ha avuto nemmeno uno spiccio, allora cerchiamo di battere i pugni, di vedere approvato quel finanziamento che voi stesso avete chiesto, che sommava a 27 milioni di euro per tutte quelle che poi sono le emergenze sul territorio di Laurina. Io ringrazio chi ha voluto, chi mi ha accontentato nel poter celebrare il Consiglio Comunale questa sera, 23 luglio anziché il 20, perché avevo impegni di lavoro e io avevo chiesto il 27, se ricordate bene, però mi è stato detto benissimo che per una questione di sbloccare lavori sul nostro territorio, quindi lavori essenziali per Lauria, ho capito benissimo e quindi ho capito che era anche la mia responsabilità accogliere quello che veniva dall'amministrazione e mi sono precipitato a ritornare a Lauria, però adesso vi prego vivamente quei lavori che sono riportati in bilancio di dare un'immediata esecuzione. Abbiamo la situazione di Timbaroso, la situazione della Rosa Castagnieri, quando per ricordare qualcuno che
sono già un paio d'anni che sono là che aspettano un intervento, quindi l'inverno, come detto prima, incombe e allora cerchiamo di intervenire subito. Per quanto detto prima, io esprimerò un voto negativo, anche perché sul bilancio, proprio sugli atti propedeutici al bilancio, ci sono due mie interrogazioni presentate da poco, quindi non le potevo chiedere il riscontro, visto che non erano decorsi i 30 giorni, e quindi devo rispettare le regole, come chiedo le regole a voi, le rispetto anch'io, però visto che per quanto concerne l'alienazione dei beni non sono d'accordo sulla stima di quanto viene portato per alienazione sul palazzo ex pretura, e per quanto concerne invece i fondi Sisma ho chiesto sia 98 che 80, ho chiesto una serie di delucidazioni, perché lì parliamo di tanti milioni di euro bloccati e parliamo di situazioni dove la gente sta andando in contenziosi con cittadini, con imprese. Lì sembra che sia così, io ecco perché ho dovuto presentare questa interrogazione da sollecitazioni esterne, dove sembra che seppur sono state presentate gli atti per il saldo finale, questo non è stato così, e quindi abbiamo posto dei cittadini di Lauria in serie problemi, e oltretutto in serie problemi anche le imprese che hanno fatto poi quei lavori. Ecco perché per questa serie di circostanze dovrò votare no al bilancio. Ma se volete, per finire almeno per quanto riguarda, un po' per sdrammatizzare, è vero, qualche passo avanti come amministrazione l'avete fatto. Ti ripeto, io penso, ragioniere, io penso che siamo all'ultimo bilancio di previsione, spero per Lauria, poi se questo non si avvera, pazienza. Però almeno sulla eloquacità del modo come rappresentare il bilancio da parte dell'assessore, dai primi anni, agli ultimi anni, si è migliorato. Poi nella sostanza del vento, poi troviamo quello da arredire. Ricordo all'assessore invece, per quanto riguarda la parte che ha sollevato il consigliere Reale, io aspetto quella nota che ha dato la proroga d'affidamento di quel servizio, perché naturalmente, essendo un consigliere d'opposizione, dovrò fare a determinate situazioni, perché la legge me lo permette, me lo consente, quindi è giusto che scopri dal dubbio ogni che, segretario. La prego vivamente, io non verrò nei prossimi giorni, ma la prego vivamente anche di farmi contattare dall'ottima segretaria Marisa tramite email. Quindi quella nota, quella determina, mi serve urgentemente. La ringrazio e chiudo. Grazie. Anche per dichiarazione di voto 30 secondi. Associandomi, diciamo, come di consueto, ai complimenti al responsabile del servizio bilancio, che ha sempre lui garantito, come dire, una stabilità strutturale e dal punto di vista economico a questo ente, unito anche al segretario. Diciamo, continuo, ma non voglio approfondire alcuna polemica, ad avere qualche dubbio, diciamo, su una mia considerazione in merito al servizio Neve, ma volevo soprattutto precisare all'assessore Zaccagnino che non ho parlato di trasparenza, ma di correttezza istituzionale e impegno. Per tale motivo, diciamo, sarebbe interessante, nel momento in cui anche il nostro ente è dotato di un ufficio legale, capire attraverso un parere legale, senza andare, io penso che la correttezza sia proprio qui, fare politica nelle sedi opportune, non altrove, un parere legale sulla, diciamo, legittimità o meno. È una cosa, diciamo, una semplice richiesta che credo possa essere soddisfatta, conoscendo, come dire, la celerità, la tempestività e la coerenza dell'assessore, sono convinto che tale richiesta sarà esaustiva. Non aggiungo altro se non, rimanendo sempre nella correttezza e nei passi indietro, capire anche, diciamo, lo stato dell'arte in generale, proprio dalla motivazione per cui nasce
mi chiedi, Chris, come mai sulla riorganizzazione della macchina amministrativa a distanza di un anno e mezzo ancora, come la maggior parte delle altre, degli altri temi fondamentali, siamo a zero. Grazie. La dichiarazione di voto? Ovviamente contraria. Prego, Sindaco. Tutto sommato credo sia stato un consiglio sereno, cioè, credo che corrisponda effettivamente allo stato di salute di questo comune. Ovviamente non condivido quando la minoranza parla di voi che approvate, cioè, credo che qualcuno di noi all'interno di questo consiglio comunale faccia il proprio dovere ed ha lo stesso compito sia il consigliere di maggioranza che il consigliere di minoranza. Quindi, credo che non c'è chi debba approvare e chi debba guardare. Dobbiamo tutti essere coinvolti nelle scelte e nelle decisioni con responsabilità e visione. Credo che questo ci debba accomunare. E credo che a nessuno di noi sfugga il peggio, e come visto che avete citato tutto, l'amministrazione Michidieri 1, 2, bis, ma credo che a nessuno sfugga come ha cominciato invece Sindaco Michidieri. Credo che l'inizio di questa diciamo, legislatura ha certamente caratterizzato una forte criticità amministrativa dalla quale si partiva con una particolare situazione, diciamo, di difficoltà rispetto alla quale si è dovuto ricostruire un percorso, affrontarlo e ovviamente venire in un percorso di difficoltà che ovviamente bloccavano l'intera attività amministrativa dell'ente rispetto per la diciamo, entità delle difficoltà. Ovviamente alla luce odierna, dopo quella difficoltà, quel momento e le fasi, diciamo, che si sono susseguite negli anni, credo che oggi posso dire che il percorso, diciamo, costruito e portato avanti, che oggi ci permette di chiudere a distanza di 4 anni di quell'inizio un bilancio in queste condizioni, deve obbligatoriamente ritenermi soddisfatto, e credo che deve ritenere soddisfatto ognuno di noi, perché gli eventi, diciamo, da cui si partiva non erano eventi che, diciamo, questo consiglio o i singoli consiglieri potevano augurarsi o auspicarsi. Credo che è stata una necessità di affrontarlo con grande responsabilità e dedizione. Questo è successo al di là del, diciamo, del, di quanto può affezionare a ognuno di noi. Ovviamente devo ringraziare chi, tutti i componenti della Giunta che hanno attuale e chi li ha preceduti, ma diciamo in questa fase finale certamente si tireranno le somme, e certamente chi le tirerà in questo momento è obbligato a svolgere un ruolo più determinato e più decisivo rispetto alla chiusura degli obiettivi programmatici e all'attività di un'amministrazione intera, quindi una consigliatura. Ovviamente, oltre a ringraziare loro, ringrazio gli uffici, perché gli uffici hanno consentito di gestire il tutto con grande cautela e con grande diciamo, saggezza, così come sempre è stato fatto, e nonostante le difficoltà insolite, ovviamente si è cercato di affrontare il tutto con grande buon senso e professionalità. Io credo che gli elementi su cui il bilancio che andiamo ad approvare questa sera, così come diceva l'assessore Boccia, che ringrazio in modo particolare per la estrema dedizione a questi aspetti
particolari che certamente non sono parte della sua, non fanno parte del suo bagaglio professionale, quindi la sua capacità è solo esclusivamente frutto di dedizione e di impegno. Credo che, così come lui stesso accennava, si basa essenzialmente su alcuni principi: mantenere i servizi attuali, avere dei servizi attuali di questo ente, nonostante le difficoltà, nonostante le grandi criticità e nonostante, diciamo, un trend nazionale e regionale che vede i comuni ulteriormente penalizzati rispetto a qualsiasi trasferimento. Questa possibilità, cioè approvare oggi questo bilancio in queste condizioni, anche con la possibilità di cominciare a riprogrammare, significa aver lavorato bene e con grande senso di responsabilità, anche se pochi, ma certamente la qualità di questo e il livello di questo bilancio è controtendenza rispetto a quanto sta succedendo a vari livelli, a livello amministrativo, e ne avete contezza rispetto a tutta una serie di approvazioni di consiglio di equilibrio, di situazioni di difficoltà, di deficit da colmare. Credo che nonostante appunto le grandi difficoltà da cui siamo iniziati, credo che oggi invece chiudere il bilancio in questo modo possa essere per un amministratore motivo di grande soddisfazione. Dicevo, quindi, mantenere i servizi, mantenere il livello di tassazione che già abbiamo negli anni precedenti con grande sforzo cercato di contenere in livelli sopportabili, il recupero di tutti i crediti possibili che l'amministrazione aveva in piedi senza far risparmio nei confronti di particolarismi, e quindi abbiamo cercato di non affezionarci alla situazione particolare ma avere un atteggiamento uguale nei confronti di tutti i debitori. E così è stato, cioè se abbiamo chiuso anche il lodo panarese, che è vero che si è avviato precedentemente, ma se ben vi ricordate io convocai una riunione di maggioranza nella quale avremmo dovuto decidere di assegnare, di intestarci dei beni. Se non ci siamo fermati a quel punto e non è successo quello, che probabilmente non avrebbe portato in cassa al comune nessun euro, è perché evidentemente c'è chi si è preoccupato di approfondire determinate situazioni sia sulla specificità dei beni posseduti dal debitore, e che ha determinato poi una scelta diversa. Mi ricordo che c'è una capirupa, cioè diciamo un incontro immaginato nella valutazione di quella situazione, o comunque di tutti i capigruppi. Non cambia il significato, Maria, cambia solo che l'attività, io sto dicendo solamente che c'è stata l'attenzione e il lavoro e che ha prodotto i risultati. So, cioè con un'affezione a di Mariano Gaetano, Angelo Giuseppe, cioè non mi sono mai affezionato a questi. L'altra azione che è significativa di questo bilancio è la razionalizzazione della spesa, che è stata veramente guardata nel dettaglio rispetto alla riduzione, alla essenzialità di tutto quello che effettivamente doveva succedere. Anche perché, così come accennava l'assessore Coccia, c'è la necessità di avere un doppio bilancio, cioè quest'anno ha obbligato ad entrare nel merito con puntualità e quindi a gestire con molta più attenzione le singole voci. Non è tecnicismo questo, Maria, cioè non è stato tecnicismo, è stata invece una grande capacità di entrare nel merito e di entrare sulle singole voci. Solo così è stato possibile poter razionalizzare tutta la spesa e poter recuperare tutto quello che effettivamente fino ad oggi, diciamo, era comunque una spesa maggiore di quanto e che non era stata assolutamente programmata negli anni. Allora questa cosa oggi ci ha consentito, appunto, con l'attenzione, di poter venire incontro a tutte quelle situazioni che sono state recuperate e arrivare a questo quadro.
È ovvio che oggi la programmazione derivante dalla capacità autonoma e diretta delle proprie economie non è particolarmente, diciamo, consistente, ovviamente, ce ne ridiamo un minimo, e certamente oggi la maggior parte degli investimenti derivano da fondi diciamo, esterni, quindi prevalentemente dalla regione, la quale regione ovviamente ci ha aiutato in diverse situazioni, a cominciare da quello di cui parlavo recentemente, grave, della discarica, che ovviamente il fondo di rotazione è stato trasformato in fondo per tutto, è intervenuto sulla, sta intervenendo, ci detto, sulla necessità di sostituire o comunque integrare la capacità di depurazione con un nuovo depuratore, è intervenuta sulla possibilità di recuperare il ribasso e quindi poi poter utilizzare il ribasso su quelle spese che noi intervenivamo con l'ordinaria e invece l'abbiamo recuperato da quella economia fatta sull'affinamento della... Cioè, sono tutte scelte e attendete che avvengono per scelta e per impegno, non è che avvengono per ovviamente volontà diciamo naturale. Credo che tutte le altre invece aspetti che attengono alla programmazione oggi non possono essere che legati alla, quindi alla capacità propositiva non solo nei confronti, diciamo, della regione Basilicata, ma anche insieme alla regione Basilicata di quell'occasione, di quell'opportunità che invece come territorio potranno essere aggredite nelle capacità di investimenti. E quindi mi riferisco a quando potrà essere funzionale a questa capacità di investimento sul territorio la stessa Unione e la stessa Regione che dovrà invece trasferire ad un territorio una diciamo, risorse necessarie per gli investimenti necessari sulla programmazione e sullo sviluppo. Credo che la scelta dell'Unione è stata anche una scelta opportuna rispetto a questo percorso, che certamente non potrà essere che in questo modo, perché la Regione ha con legge regionale, con volontà regionale, si è determinata in questo senso e quindi i territori dovranno obbligatoriamente autodeterminarsi insieme rispetto alla possibilità di sviluppo della stessa, delle aree omogenee, e in questo senso si sta lavorando. Tra le possibilità, che tra quelle cose che si sta lavorando sullo specifico, al di là dell'aspetto territoriale, ovviamente una cosa che ci riguarda è quando si sta facendo con l'ANAS. Si sta lavorando su diversi fronti, su un fronte nazionale e un fronte locale. Il fronte nazionale riguarda due aspetti che sono quelli delle acque superficiali, della gestione delle acque superficiali, che riguarderà, così come è stata già condivisa, la necessità di intervenire sullo smaltimento, ed è stata ammessa dall'ANAS e riconosciuta anche dal Ministero delle Infrastrutture. Questa congiuntura ha fatto sì che nella volontà, coinvolgendo anche la Regione, probabilmente a breve saremo nella condizione di andarci a confrontare su una proposta di fattibilità, che ovviamente va oltre la volontà autostradale, perché questa è un'attenzione che dovrà riguardare attività successive da finanziare. Altra cosa è quando è legato alle stazioni di servizio. Alle stazioni di servizio credo che l'amministrazione comunale già da diversi anni, se queste due stazioni di servizio hanno avuto questa particolare attenzione e riconoscimento fino a dicembre 2015 da parte dell'ANAS, e la eccezionalità che c'è stato, che c'è stato un impegno su questa cosa e che certamente nessun'altra stazione di servizio in difficoltà aveva avuto, e credo che in questo l'amministrazione ha fatto il suo dovere in pieno all'ottenimento di quell'accordo. Oggi non ho partecipato
partecipato ultimamente ad incontri perché non convocato, e invece so che i sindacati hanno fatto un incontro con la regione e non è stata invitata l'amministrazione, e non l'amministrazione. A Roma non ho partecipato di personalmente, ha partecipato dopo il documento redatto e trasmesso da me, ha partecipato direttamente il presidente della regione, che ha concordato un incontro da fissare, nel quale incontro sarà ovviamente invitato anche il comune, e non ho partecipato io a quell'incontro, su cui parleremo di questi argomenti, quindi sia della sistemazione, sia della stazione di servizio, sia della sistemazione, ma non stazione di servizio in quanto livello occupazionale, ma quando, in quanto bando nazionale in testa all'ANAS per quanto riguarderà la eventuale realizzazione sulla nuova area destinata autostradale. E così come invece a livello regionale, a livello locale, ma sempre dipendendo dal tavolo nazionale, così come rivendicato in quel documento condiviso, sarà necessario invece ottenere tutto quanto era stato chiesto, e questa giorno già si vedrà la programmazione rispetto agli interventi sulle strade utilizzate, ma se non da meno sarà l'attenzione sullo svincolo della Via Sud essenzialmente, e sulla occupazione e sulla utilizzazione, la sistemazione delle aree diciamo di pertinenza. Quindi io, così come avrò modo, perché sto sollecitando comunque sia il presidente che la stessa ANAS ad incontrarci, vi trasferirò l'informazione e ovviamente individueremo i criteri di partecipazione. Per quanto riguarda invece l'idrogeologico, credo che, allora, per quanto diceva sia Leale che la banca, allora quel progetto, la difficoltà la sapete tutti, la difficoltà di entrare nella programmazione regionale ordinaria è quella di produrre progetti esecutivi rispetto ai quali stavamo pensando di organizzarci in un certo modo, perché la esecutività dei progetti non sempre si riesce a garantire su certi livelli all'interno degli uffici. Però rispetto a quella proposta che avevamo fatto e che è stata trasferita direttamente al Ministero, so che invece il Ministero sta bloccando quella vecchia richiesta, che allora era sufficiente con i progetti preliminari che abbiamo inviato, a candidarsi, e nella candidatura di allora credo che ci sia a breve qualche risposta proprio su quella candidatura dei 24 milioni di euro. Questo non significa rinunciare ad altro, ma significa lavorare su più fronte, con la possibilità di lavorarci con le disponibilità che abbiamo, così come rispetto alle difficoltà interne che abbiamo stiamo cercando di sopperire con professionalità esterne, che uno è un ingegnere, è stato chiamato da poco, il bando di vicenda ha prodotto le risposte affermative che comporteranno nel prossimo mese anche l'impegno del dirigente del nuovo dirigente sui lavori pubblici. Per quanto invece riguarda il giudice di pace, siamo costretti a fare una scelta, e su questo non c'è problemi, non ce ne sono, perché se oggi, fino ad oggi, abbiamo mantenuto sia per volontà di giunta comunale che per fatti concreti, e perché c'è stata la disponibilità, così come avevamo dichiarato in quella giunta, di recuperare il personale ex comunità montana in funzione del mantenimento di quella sede, e avevamo garantito di poter spostare la sede da dove era attualmente nei locali ex comunità montana che allora erano disponibili. Oggi la situazione si pone in termini diversi: per ridotta disponibilità del personale della comunità montana, perché una parte è là, non c'è la possibilità di obbligarli, ma i volontari, dico volontari, la disponibilità a stare all'interno di quegli uffici. La indisponibilità del personale interno al comune, che aveva originalmente
originariamente dato alla disponibilità a coprire quel ruolo che all'interno della comunità mondana non c'era, cioè di categoria C, e c'è la indisponibilità della sede della comunità mondana che allora pensavamo di avere, che avevamo avuto, perché è oggi sede di Unione dei Comuni, che allora non era stata programmata e non c'era nella, diciamo, nelle esigenze insieme al CSE. Queste condizioni ci obbligano a scegliere ad essere da una parte nella indisponibilità, a diciamo, pagare personale aggiuntivo per compensare le mancanze che verranno diciamo, in questi giorni all'interno dell'ufficio di giudizio di pace, e ci obbliga a scegliere se mantenere quel costo della sede che invece originariamente avevamo deciso di non avere più. Questo scelto, perciò io convocherò la maggioranza e i capigruppo su questo argomento, perché ci troveremo a scegliere, tenendo conto che il Ministero continua a trasferire oggi ai comuni che invece hanno scelto di mantenere la sede di giudice di pace anche aspetti sulla sicurezza, obbligando quasi a inserire nella programmazione quotidiana vigilanza, e quindi dipendente comunale a stare là per la sicurezza, per garantire la sicurezza di quei locali. Significa che rispetto all'idea che era quella iniziale, cioè di mantenere l'ufficio di giudice di pace abbattendo i costi comunque c'erano, oggi ci troviamo a decidere invece eventualmente mantenerla con aumento delle spese, non con una riduzione. Allora la scelta che facciamo in piena, diciamo, democrazia e correttezza, se siamo tutti quanti d'accordo a fare questo, non c'è problema a mantenere. È una scelta che si farà insieme. E quindi certamente non sarà solamente il sindaco o l'amministrazione a decidere o a farsi o a perdere opportunità. Sono certo che faremo insieme in questo tempo. Quali erano gli altri argomenti? L'estate, allora la giunta regionale rispetto ai fondi destinati sulle attività, diciamo, culturali, ha deliberato martedì scorso. Noi abbiamo abbozzato un programma estivo che era esclusivamente legato a quanto era stato già destinato in bilancio, cioè che erano i soldi 7.000 euro che abbiamo sempre messo, che certamente sarà, per il quale sarà investita la Provoco, ma non eravamo in grado di programmare altro perché non avevamo trasferito altri fondi fino a martedì scorso, e la delibera penso che sarà pubblicata martedì prossimo. Questa è la situazione di strano, è solo questo. Per quanto riguarda invece gli aspetti relativi al regolamento urbanistico, all'andamento dei cimiteri, che sono gli altri aspetti significativi della programmazione di questa amministrazione, credo che seppur con criticità riusciremo a mantenere gli impegni sia per quanto riguarda l'ampliamento dei cimiteri che per quanto riguarda il regolamento urbanistico. Credo che entro settembre potremo avere una prima tappa fondamentale per quanto riguarda il regolamento urbanistico. Spero invece di poter sciogliere con noi relativamente all'ampliamento dei cimiteri, che c'è un aspetto di tipo tecnico da chiarire, ma la produzione, diciamo, di quanto era necessario per convocare la conferenza dei servizi è stata già effettuata. Si tratterà a breve di scegliere questo nome e convocare a breve la conferenza dei servizi. Credo che appunto rispetto ai quesiti, alla domanda posta, credo che abbia risposto a quasi tutte. Voglio ringraziare i consiglieri tutti e ripeto, l'amministrazione
l'assessore Boccia e gli uffici che hanno consentito di arrivare a questo momento ed approvare questo bilancio che, ripeto, sia di grande soddisfazione e di grande capacità. Grazie Sindaco, allora mettiamo ai voti. Primo punto, provvedimento relativo alla determinazione aliquota delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale proprio IMO anno 2015. Consiglio comunale. Delibera di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMO vigenti già dal 2014, aliquota 5 per 1000. Allora, per appello nominale. Sì. Reale? No. La Bambigioni? Boccia? Sì. Cirigliano? Sì. Il Lascio Piaggio? Sì. Forastiero? Piannarella? Sì. Vessuti? Sì. Armentano? Sì. Carlo Magno? Sì. Chiareggi? Sì. Lambogia? Sì. Zaccagnino? Sì. Forte? Sì. Cosentino, la Barca Mariano. No. Con 13 voti, 13 voti favorevoli, 2 contrari, punto, è approvato. Chiedo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti. Punto numero 2. Provvedimenti relativi alla determinazione aliquote e detrazione componente tasse, tributi e servizi invisibili. Lei anno 2000 indivisibili. Vi chiedo scusa, ma sono mai chiaro. Di confermare per l'anno delibera di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione delle componenti tasse, tributo e servizio indivisibile, aliquota 2,40 per 1000, senza che leggiamo tutto. Chi è favorevole per alzata di mano? Contrari? Astenuti. Quindi come prima 13 favorevoli, 2 contrari. Chiedo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti. Punto numero 3. Addizionale comunale IRPEF conferma liquida per l'anno 2015. Consiglio comunale di stabilire ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2015, avendo l'ente raggiunto la soglia massima di aliquota. Aliquota relativa 0,8 per 1000. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti. Come prima, chiedo l'immediata esecutività della delibera. Favorevoli, contrari, astenuti. Presidente, chiedo scusa, sul punto, il quarto punto, volevo sapere se, diciamo, forse se ne occupava l'assessore Chiarelli, se era stato aggiunto il parere. Sì. Che in conferenza non c'è. C'è? Ah no, perché in conferenza non c'è. Ma scusa, l'abbiamo fatto in tenza. Ma anticipato? Anticipato? No, c'è. Punto numero 4, approvazione del piano di nazione per l'attuazione immobiliare. Delibera di approvare? Non è questo. Delibera di approvare come spesso vediamo il contenuto della
2015, C numero 60 della delibera di giunta numero 60 del 26/2015. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Come prima, chiedo immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Provvedimenti per l'applicazione di tariffe di imposte, di tasse e di tributi comunali per l'anno 2015, la numero 5. L'abbiamo fatto? Sì. Chiave comunale, diritti e proventi mercato coperto. Delibera di stabilire che per l'anno 2015, per quel che concerne le tariffe relative alle imposte, diritti e oneri di contribuzione sotto elencate, trovano applicazione nella misura in vigore per l'anno 2014. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Come prima? Chiedo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Punto numero 6. Provvedimento relativo all'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2015. Consiglio comunale delibera. Di stabilire che per l'anno 2015 vengono confermate le tariffe vigenti nell'anno 2014. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Chiedo l'immediata esecutività della delibera. Punto numero 7. Provvedimenti relativi all'approvazione del piano finanziario e tariffe della componente TARI, tributo servizi rifiuti anno 2015. Di approvare l'allegato piano finanziario della componente TARI del tributo servizi gestione rifiuti anno 2015, parte prima con le annesse tariffe, componente TARI anno 2015, tributo servizio e gestione rifiuti, parte seconda con risultato relative tabelle. Tabella 1, utenze domestiche, coefficiente parte fissa, di dare atto. Tabella 2, non domestiche, effettuato per l'anno 2015 numero 3 rate, mediante modello F24 per compilare ed inviato al contribuente con le seguenti scadenze, prima rata a conto scadenza 18 agosto 2015, seconda rata a conto scadenza 30 settembre 2015, terza rata a conto scadenza 30 novembre 2015, consentito il pagamento in una risoluzione della rata entro il 18 agosto 2015. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Come prima, chiedo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Come prima. Esame d'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale, programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017. Chi è favorevole? Che manca qualcuno? No, per appello nominale. Vogliamo sentire la voce? Vogliamo sentire un bel no. Sì. Forte? Sì.
No. Con 13 voti favorevoli e 2 contrari, il bilancio è approvato. Immediata esecutività della delibera, che è favorevole, contrari, astenuti. Grazie a tutti, buona serata. Prego, sindaco. Volevo informare i presenti consiglieri che domani mattina, giusto per informare, alle ore 11 a Piazza del Popolo avremo ospite una truppa di Mezzogiorno Italiano, che è un programma che è nato dal 1° giugno ed è in costante diretta con l'Expo, quindi Rai di Rai 1, e quindi l'auria sarà registrata alla trasmissione di domani, noi avremo modo di presentarci con i prodotti, con la situazione eccetera, e compareremo anche se è registrato comunque in una trasmissione diretta con Milano Expo. Invita tutti i consigli alla festa che si terrà il 13 agosto a Galdo. Tutti i consiglieri e l'amministrazione. Saranno presenti domani Arianna Ciampoli e Federico 40. E chi non conosce lo invita a conoscere. Thank you.